rispetto all'inizio abituale di questi nostri seminari di dottorato, perché oggi ci sono un po' di problemi sulle linee ferroviarie, mi risulta anche nell'accesso a Bari con le automobili, e quindi mi fa molto piacere, davvero molto piacere, aver potuto inserire in questo ciclo di seminari che ha preso avvio lunedì della scorsa settimana e che si sta svolgendo con un ritmo molto intenso, aver avuto la possibilità di prevedere una mattinata, una sessione dedicata alla pubblicazione ad un libro importante, che è questo libro che suggerisco ai dottorandi di leggere, di consultare, perché è un libro davvero molto stimolante, e già da subito ringrazio molto l'amica Alfredina, Dina, Storchi, Marino per averlo voluto realizzare. Poi ci dirà anche la genesi, ci parlerà della genesi di questo libro, con una bellissima sua introduzione, e anche una selezione di saggi di un grande maestro, appunto come Ettore Lepore, che molti dei presenti non conosceranno, certamente non hanno avuto la fortuna di poter conoscere Siamo ancora personalmente, direttamente, appunto, perché il professor Lepore purtroppo è scomparso prematuramente nel 1990, e quindi molti dei presenti, appunto, non erano ancora nati. E io stesso, mi permetto soltanto pochi secondi introduttivi prima di entrare poi nel merito della discussione. Io stesso ho avuto, in realtà, potuto conoscere poco Ettore Lepore, che appunto era scomparso nel 1990, però ho molto ben viva nella mia mente la sua assidua presenza ai convegni di Taranto, che io frequentavo da studente, neolaureato e poi dottorando di ricerca in archeologia della Magna Grecia, appunto. E in quei convegni noi tutti aspettavamo gli interventi di Lepore e le sue famose conclusioni, perché Lepore, tra i tanti meriti che ha avuto, aveva questa straordinaria capacità di ascoltare con grande interesse e curiosità tutti. E vi garantisco anche i giovanissimi, i più giovanissimi. È capitato a me in un convegno, ero proprio veramente alle prime armi, in un convegno sulla romanizzazione dell'Italia sudorientale, a Venosa, forse uno degli ultimi ai quali, perché è dell'89, Sì. poi gli atti uscirono appunto nel 90. E Ettore Lepore era sempre in prima fila a prendere appunti fitti, fitti, fitti. Durante le pause si avvicinava e chiedeva ulteriori informazioni, era sempre molto, molto curioso. Non faceva assolutamente nessuna selezione gerarchica tra il grande studioso con cui si confrontava a livelli altissimi, appunto il giovane studioso, il giovane ricercatore, alle prime armi, appunto il dottorando, ecco, come Anche lo di fatto studente, anche lo anche lo studente. studente. Sì, io questo perché ho avuto anche appunto la fortuna, perché lui aveva poi questa capacità, ascoltando tutti e recependo tutta una serie di informazioni, poi in queste famose conclusioni lui riusciva a mettere in connessione i vari sistemi di fonti, i vari approcci, con una capacità molto rigorosa e critica poi di distinguere anche il peso, il valore, il significato, e dando senso e connettendo tutto questo in un quadro coerente. E noi eravamo sempre molto meravigliati, devo dire, di questa sua capacità di sintesi. Però altre parlo solo di ricordi personali, appunto, come ho detto, molto limitati.
Lui spesso partecipava anche alle riunioni di dottorato, perché io ho frequentato un dottorato a Napoli, appunto, con molte altre università sulla Magna Grecia, appunto sulla teologia della Magna Grecia, e Ettore Lepore spesso era presente a queste discussioni, e anche in quelle occasioni era, insomma, una presenza importantissima, perché riusciva a dare poi degli stimoli, delle idee, delle indicazioni a noi giovani dottorandi, che effettivamente erano preziosissimi. Io personalmente facevo un lavoro sulla romanizzazione. Oggi non si può più parlare di No, romanizzazione, cioè, io sono contro questo politicamente corretto, quindi continuo a parlare di romanizzazione. Poi magari dirò qualcosa in proposito. E quindi sulla romanizzazione della Daunia, ricordo una serie di colloqui con lui da cui ho molto imparato. Allora, oggi appunto discutiamo di questo libro, ma discutiamo, se vogliamo, anche del senso di fare storia, di essere storico, in una fase importante qual è quella vissuta da Lepore e anche successivamente. Lo facciamo con autorevoli maestri, co colleghi e maestri, a cominciare da Luciano Canfora, che ringraziamo molto per aver accettato l'invito, subito, immediatamente, quando gli abbiamo chiesto di poter parlare di quello che è stato anche suo maestro, perché Luciano Canfora è un, non so se il primo allievo, ma insomma il allievo diretto, primo allievo diretto di Ettore Lepore, perché Ettore Lepore in anni fondamentali ha insegnato qui a Bari e ha costruito, ha fondato la scuola di storia antica, e non solo di storia antica, di storia nell'Università di Bari, che appunto ha espresso e esprime personalità di primo piano, innanzitutto il nostro carissimo maestro Luciano Canfora. Mario Pani, Mario Pani, ci siamo laureati insieme. Mario Pani, altra persona alla quale noi siamo davvero, davvero legatissimi. Marina Silvestrini, appunto, altra persona, oltre che carissima amica, stiamo per dare alle stampe finalmente il terzo volume con Francesco Grelle, che purtroppo oggi non potrà esserci per altri impegni, di storia della Puglia romana. E Marina, appunto, sa benissimo, perché ne abbiamo molto discusso, quanto anche l'influsso dell'approccio di Lepore ha influito anche, ci ha indirizzato anche nel ragionare sulla struttura di questa storia di una regione in età romana. E la cara amica Elisabetta Todisco, attuale ordinario di storia romana, è appunto l'artefice poi di questa operazione, Dina Storchi, che davvero sono anche molto felice di aver visto dopo un po' di anni, e di avere qui a Bari con noi. Io mi fermo qui e darei immediatamente la parola a Luciano Canfora per il suo intervento. Grazie. 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 Funziona? Sì, funziona. Dunque, il compito che mi sono collato volentieri, e non è tanto di entrare nel merito di questo volume, quanto di parlare del personaggio, dello studioso, Ettore Lepore, dell'insegnante Ettore Lepore. Ho detto sia personaggio che studioso che insegnante, perché tutti e tre i termini sono confacenti. E sceglievo un punto d'inizio, un avvio. Quello più ovvio, a mio avviso, è proprio di lui come docente. Si diceva poc'anzi, con Dina Storchi, di quell'abitudine un po' sconcertante per gli scolari, soprattutto principianti, della lunghissima introduzione al corso sulla storia della storiografia. Sulla
Era un po' un trauma, potremmo dire, perché si entrava subito in contatto con nomi, personaggi, epoche non necessariamente conosciute. L'aneddotica su questo la accantono. Era un modo, secondo me, molto sano di brutalizzare l'uditorio per costringerlo a fare rapidamente dei passi in avanti, magari con qualche, come dire, difficoltà. Ma quelle lezioni di storia della storiografia, che erano poi il filo conduttore di tutto il suo pensiero, anche nella ricerca specifica, erano una sorta di lavoro intellettuale in fieri, in svolgimento costante. Potremmo dire le matrici di questa scelta, gli intrecci intellettuali dentro questa scelta. Perché le matrici? Ma intanto parliamo di un uomo che si è formato nella cultura napoletana, cioè una delle culture più avanzate dell'Italia a metà del secolo passato, per influsso essenzialmente, anzi direi prevalentemente, di Benedetto Croce, cioè di un pensatore italiano nato nel 1866 e morto nel 1952, quindi ha un pezzo di 800 e un pezzo di 900 nella sua storia personale, che ha rilanciato in modo originale, nonostante i suoi critici non lo ammettano, il pensiero antipositivistico, idealistico, di matrice tedesca, soprattutto hegeliana, avente come perno la storia della storiografia e la identità tra filosofia e storia. Croce ha scritto inizio del secolo, nel 1917, pubblica Teoria e storia della storiografia, un libro fondamentale, il cui titolo voglio additare alla vostra attenzione, Teoria e storia, e la parte iniziale molto ampia, tratta un tema molto caro a Croce, che in realtà è un tema col quale tutti coloro che studiano la storia fanno i conti, e cioè la contemporaneità della storia, il concetto di storia sempre contemporanea. Dopodiché è un avvio specifico di storia della storiografia che parte dal mondo antico, c'è cioè una parte anche sulla storiografia greca e arriva poi al tempo suo. Croce promosse la traduzione in lingua italiana di un libro che Lepore aveva certamente sotto mano tra le fonti principali di queste lunghe introduzioni, e cioè la storia della storiografia moderna di Edward Future. Questo libro di un signore tedesco che Croce considerava con apprezzamento, ma anche con molti limiti, cercherò di dire perché, era apparso per la prima volta nel 1911, cioè prima della teoria e storia della storiografia. Fu tradotto in Francia nel 14, poco prima dello scoppio della guerra, della prima guerra mondiale, con molte aggiunte dell'autore. Una lacuna che Croce notò e a suo modo integrò riguardava la storia della storiografia italiana, per cui qualche tempo dopo, a integrazione del libro, sono due robusti volumi di Future, pubblicò il suo saggio di storia della storiografia italiana, dove ci sono anche prese di posizione piuttosto aspre e molto personali. Future, fu poi tradotto tardi, sempre su impulso di Croce, per l'editore Ricciardi, editore napoletano, col quale lui aveva un rapporto fortissimo, perlomeno pari a quello che aveva in Bari con la casa editrice La Terza, no? Erano i due teatri, potremmo dire, editoriali di Croce. E questo libro esce nel marzo, 26 marzo del 43, finito di stampare.
anno ventunesimo dell'era fascista, perché l'era continua fino al 25 luglio del 43, e anzi con la Repubblica Sociale continua ancora. Ci sono libri anno ventiduesimo addirittura, pubblicati a Milano nel 44. Dicevo questo non per fare della pignoleria cronologica, ma perché il traduttore di quest'opera in lingua italiana è indicato nel frontespizio in modo molto criptico, A. Spinelli, che in realtà è Altiero Spinelli, che ha tradotto quest'opera a Ventotene, al confino, e ha confinato in quanto prima detenuto, poi amnistiato, ma appena amnistiato mandato al confino, come faceva abitualmente il fascismo, e al confino, certo, uno ha maggiore libertà di movimento, ha delle limitazioni, e lui aveva una buona conoscenza del tedesco, sua moglie Hirschmann era tedesca per l'appunto, ma lui aveva, e il carceriere che lo sorvegliava vedeva quest'uomo sul vocabolario e gli chiese una volta: ma dottore, perché il dottore non si nega a nessuno, quante lingue conoscete? Gli dava del voi, essendo meridionale e fascista, quindi il voi al quadrato. Va bene. E lui disse: beh, alcune. Dice: ma allora avete un grande futuro come portiere d'albergo. Spinelli si rese conto che era un complimento da parte di quest'uomo e quindi disse: ma ci penserò. Croce pubblica, fa pubblicare questa storia di Schlüter nel marzo, cioè con il nome di un confinato politico sul frontespizio, sia pure con A. Punto, che non è Altiero per intero. Io noto questo per significare, se vogliamo, il coraggio, la parola non paia eccessiva, ma anche la bravura, no? Di far arrivare all'editore un manoscritto di un signore che fa giungere queste carte dal confino, no? Da Ventotene. Ventotene è più nota per il manifesto di Ventotene, del quale non parleremo. Schlüter, dicevo, è un'opera molto meritoria, parte da Petrarca, no? Il primo degli storici per il De Vita Caesaris, no? di Petrarca, e perché avvia l'umanesimo, diciamo così, e arriva alla fine dell'Ottocento. Schlüter nella premessa avverte in modo molto onesto: questo libro, quello che segue appunto la sua trattazione, non vuole essere né una storia delle filosofie della storia, né una storia dell'erudizione storiografica. Che un equilibrio abbastanza sottile. Certamente la seconda parte è comprensibilissima, nel senso che una storia della storiografia non può inseguire la immensa produzione erudita a carattere storiografico, anche microscopica, diciamo così, per ovvie ragioni. Segue le correnti di pensiero, le tradizioni principali, eccetera. Meno comprensibile agli occhi di Croce, per l'appunto, è l'altra limitazione. Non è una storia delle filosofie della storia. Croce, come dicevo, interviene poi direttamente con il suo Teoria e Storia della Storiografia, avendo come modello, e questo credo sia giusto ricordarlo, un grande modello, e cioè le lezioni di Hegel sulla storia della filosofia e sulla filosofia della storia, che sono due monumenti editoriali, questa volta congiuntamente voluti da Croce e Gentile, allora molto vicini, pubblicati dalla Nuova Italia, in gran parte tradotti da un uomo che aveva fatto molta politica, si chiamava Giovanni Sanna, era stato uno dei fondatori, potremmo dire, del Partito Comunista nel 21, poi si ritirò dalla politica e faceva il traduttore dal tedesco. Una buona traduzione. Però sono queste lezioni in realtà un'operazione molto singolare, perché Hegel faceva lezione in maniera molto intensiva, avendo sotto mano un canovaccio di partenza dai tempi in cui insegnava a Jena, e però gli scolari prendevano appunti. Un suo scolaro post mortem, lui muore nell'epidemia di colera del 1831, il grande Hegel appena cinquantenne, e questo scolaro aveva un nome francese, si chiamava Michelet, omonimo dello storico, ma non
molti francesi ugonotti scappati a Berlino ai tempi di Luigi XIV. Michelet ha redatto queste lezioni, le ha messe per iscritto, quindi noi leggiamo una rielaborazione straordinariamente complicata, ricca, eccetera, che ora, questi ultimi anni, viene rivista in profondità perché sono venuti fuori altri quaderni negli archivi sia in Polonia che in Germania, quindi noi leggiamo delle lezioni che sono di Hegel fino a un certo punto. Croce tutto questo lo sa benissimo e valorizza entrambe le due serie, lezioni sulla storia della filosofia e lezioni sulla filosofia. Perché faccio questo riferimento? Per una ragione, potremmo dire in modo sintetico, riconducibile al fatto che Hegel si contrappone, lo dice anche apertamente, alla precedente unica storia della filosofia, del pensiero filosofico, pubblicata nel 1741 da un onesto studioso tedesco che si chiamava Drucker, Historia critica filosofie, che però è un'opera preziosissima da mille punti di vista, ma non è una storia filosofica, è una storia erudita, biografie, elenchi di opere, eccetera. Come scrisse il giovanissimo Marx, ventenne, nella sua tesi di laurea, la prima storia della filosofia è quella di Hegel, perché è una storia filosofica. E la storia della storiografia nella testa di Croce deve essere essenzialmente storia filosofica della storiografia. L'esatto contrario di quello che Schutter scriveva nella prefazione. L'Epore è crociano fino in fondo nella sua reiterata, insistente volontà di partire dalla storia della storiografia in un corso di storia. È profondamente legato a quella impostazione, che però è al tempo stesso, e questo è già un intreccio culturale molto rilevante, nutrita di una novità sostanziale, e cioè a partire dal 1955, prima pubblicazione presso Storia e Letteratura di Roma, dei contributi di Momigliano, contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, primo tomo 1955, secondo tomo, secondo contributo, poi sono diventati 9, compreso quello postumo, insomma è una serie imponente, ma quelli che sull'Epore avevano influenza nei tempi in cui l'ho conosciuto, perché io sono stato scolaro nel 1960, 61, 62, poi mi laureai anche con lui appunto in storia romana, ma in quegli anni erano i primi due che erano usciti, quello del 55 e quello del 60. Si noti il titolo, contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico. In questi contributi c'è, in rebus ipsis, cioè senza una organica progressione tematica, se non molto alla larga, diciamo, uno sforzo di costruire una storia degli studi antichi, quindi della storiografia sul mondo antico, che tenga conto delle correnti di pensiero crociana e post-crociana. Dico così perché Momigliano medesimo, nella recensione che ha fatto Capogrossi a questo volumone, c'è all'inizio un suggerimento, lui dice: penso che non sia sbagliato istituire un parallelo, cioè due cammini paralleli, l'Epore e Momigliano. Certo. Arnaldo Momigliano è certamente stato di gran lunga più noto nel mondo, poi per mille motivi, non sto qui, credo di fare un nome col quale bene o male si fanno i conti sempre quando si studia il mondo antico e non soltanto il mondo antico. Momigliano aveva tutta un'altra formazione, era stato all'Euri De Sanctis, aveva insegnato prima a Roma come professore incaricato, poi a Torino. L'Epore è stato allievo di Pareti, che a sua volta peraltro era un allievo di De Sanctis, cioè Luigi Pareti, ma anche di Belloc, che non è trascurabile. Perché, dicevo, ha ragione Capogrossi quando dice due cammini paralleli? Perché anche Momigliano parte dalla problematica dello storicismo italiano di matrice idealistica. Penso a quei lavori suoi importanti sull'ellenismo, il concetto
è l'attuale funzione, mi dice, del concetto di ellenismo. Ma il concetto di ellenismo vuol dire Droysen, cioè la scoperta della grandezza, positività di quell'epoca che il classicismo tradizionale considerava tutta di decadenza, cioè dopo la morte di Alessandro Magno, il mondo è vuoto, come diceva Saint Just, il mondo è vuoto dal tempo dei Romani, il mondo non è mai vuoto, e soprattutto Droysen capovolge quella valutazione classicistica di una infinita decadenza in attesa che arrivino i Romani, in sostanza, che nasceva da tante ragioni, compresa la carenza delle fonti dirette, no? Come diceva la frase famosa di Vilamovis nella storia della filologia classica, non c'è un racconto continuo dell'epoca ellenistica fuorché i libri 19 e 20 di Diodoro Siculo, che però arrivano al 301. E poi, quindi, Droysen, croce grande ammiratore di Droysen, fa tradurre il sommario di storica, cioè di metodo storico, nonché la trattazione più ampia intitolata Storica, e questi escono poi da Ricciardi, sia pure con un notevole ritardo. Perché dicevo Momigliano? Momigliano si muove nel solco dell'idealismo crociano, tratta una problematica tipica del matrice crociana, come per l'appunto Droysen e l'importanza di Droysen nella storiografia sul mondo antico, e al tempo stesso Belocchiano. Gaetano De Sanctis è stato un personaggio centrale nella nostra storia, anche civile potremmo dire, per le ragioni che sappiamo, no, il rifiuto del giuramento al fascismo nel novembre 1931, una lunga quarantena complicata dalla perdita della vista e poi finalmente un recupero nel dopoguerra con la nomina alla direzione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e poi senatore a vita per nomina del presidente Einaudi. Quindi Sanctis attraversa il nostro Novecento, era nato nel 1870, era quasi un coetaneo di Croce. Ma tra lui e Belloc, col quale ha avuto un rapporto profondo, c'è una sostanziale differenza di impostazione. Se De Sanctis è sensibile al neoidealismo italiano, Belloc è un positivista a 18 carati, senza alcuna concessione, diciamo così, di carattere ideale. Perché segnalo questo? Perché da De Sanctis partono due libri negli anni 30. Uno è Treves, Demostene nella libertà greca. Libro che io rispetto molto, ma molto giovanile, diciamo così. E Momigliano, Filippo il Macedone. Quindi è una scelta emblematica, uno Demostene e l'altro Filippo. Bene. E Filippo è un libro tutto belocchiano. E quindi in ultima analisi anche droyseniano, perché Filippo non è il delinquente descritto da Demostene, ma è quello che Teopompo diceva il più grande uomo che l'Europa abbia prodotto. Donde Polibio si stupiva e diceva: ma come, pedifrago, sonaiuolo, bevitore, canaglia, come può essere il più grande uomo che l'Europa abbia prodotto? E non capiva Polibio un concetto importante che Teopompo aveva colto perfettamente. E nella testa di Belloc, Filippo è il Bismarck del mondo antico, no? Il creatore dell'egemonia sul mondo ellenizzato del regno di Macedonia, come la Prussia è il motore dell'unificazione tedesca, anzi di tutto il mondo germanico. Ma questa storia, diciamo così, ha una svolta per entrambi. Abbiamo visto che l'epoca ha cominciato da studioso del mondo romano, tardo repubblicano, il Princeps, no? 1900, Princeps Ciceroniano, 1954. Qualche volta mi è capitato di segnalare che già in quel libro di un uomo di 30 anni che ha studiato all'Istituto Croce, istituto di cui Croce voleva che Momigliano fosse il direttore nel dopoguerra, ma Momigliano preferì rimanere in Inghilterra. Sarebbe stato un grande direttore, indubbiamente, però poi ci fu Chabot e quindi siamo caduti in piedi. Va bene.
in quel libro del 54, Lepore si cimenta con un capitolo cruciale del libro, del capolavoro, potremmo dire, di Ronald Stein, Rivoluzione Romana, capitolo riguardante gli slogan politici, catchwords. Ora, in quel tempo, quest'opera del 54 circolava ancora soltanto in lingua inglese, è stato tradotto in italiano nel 62 da Manfredo Manfredi. Oh, aggiungiamo un'altra cosa interessante, credo. Quando hanno pubblicato editoriamente il carteggio superstite tra Momigliano e De Sanctis. È uscito poche settimane fa. Parlando di Momigliano nel 1938, a seguito delle leggi razziali, giustamente definite leggi razziste in realtà, perde la cattedra a Torino e dopo molti sforzi De Sanctis si è impegnato per lui, lo volevano anche negli Stati Uniti, eccetera. Insomma, nel marzo del 39 approda in Inghilterra. Nel giugno del 40 l'Italia dichiara guerra all'Inghilterra e alla Francia e quindi lui è cittadino di paese nemico e viene internato. Come raccontava, quando fu internato, dice per la prima volta, lessi i nomi di Platone. Vabbè, poi fu liberato da questa posizione tremenda. Momigliano ha affrontato questo libro di Stein, Rivoluzione Romana, già subito, appena arrivato, no, nel 40, e la recensione appare nel Juno Roman Studies, appunto del 40. Scrive a De Sanctis: caro maestro, le ho mandato la mia recensione al Stein. Risponde De Sanctis: ti ringrazio, ma non la leggerò, non per cattiva volontà, perché devo recensire il libro per la rivista di filologia e istruzione classica, di cui De Sanctis era direttore, certo, insieme con lo Stagni. Ma la cosa notevole, notevole, insomma, di qualche interesse, è che questa recensione di De Sanctis non l'ha mai scritta. Cioè, vuol dire che il libro non gli è piaciuto. Sì. E me lo immagino questo, perché è un libro così, potremmo dire anche scanzonato, ironico, pieno di sostanza naturalmente, con un'impostazione radicale dal punto di vista, diciamo così, dell'orientamento interpretativo, no? Il cosiddetto orientamento prosopografico. A un uomo come De Sanctis questo non deve essere piaciuto. Così come non piacque a Momigliano, che lo recensì molto criticamente, no? In maniera anche ruvida, potremmo dire. Allora, tornando sul punto, entrambi, sia Lepore che già conosce questo libro e lo usa nel 54, e Momigliano che lo recensisce nel 40 e poi ci torna su nel 62 con una nuova introduzione alla traduzione italiana. Qual è il punto di contatto importante? Fare i conti con quello che è stato definito, e continuiamo giustamente a definirlo, orientamento prosopografico. Ora, mi sembra quasi, come dire, eccessivo fare un chiarimento su questo termine. Tra l'altro, sono tentato talvolta di dire che questo orientamento è nato molto prima di quanto si pensi. Almeno un libro, che più che un libro in realtà è un monumento, un'enciclopedia, potrebbe essere evocato a tale proposito, e cioè la storia di Roma nel passaggio dalla Costituzione repubblicana a quella monarchica, il lungo titolo, di Wilhelm Truman. Truman era un signore che insegnava tutta la vita sua a Königsberg, come Kant, d'altra parte. 1834-35 il primo volume, 1844 il sesto volume. Il sottotitolo di quest'opera è Storia di Roma, Nach Geschlechtern, cioè per gentes. E infatti è impostato per gentes. Come dire, è un prosopografo senza teoria prosopografica, ma lo è in pieno, va bene, fin troppo potremmo dire. È tuttora talmente centrale quest'opera nella storia dei nostri studi
che alla fine dell'Ottocento e poi ancora nel pieno Novecento, 1926 è l'ultimo volume, Paul Grebe, che fu un grande collaboratore dell'Enciclopedia Polivisova, lo riprende in mano, lo integra e di solito infatti si cita la seconda edizione, quella appunto Drummond Grebe cosiddetta. Quindi quello è un caposaldo nella storia degli studi prosopografici, ai quali studi ovviamente sono legati nomi giganteschi. Citiamo innanzitutto Friedrich Münzer perché, intanto per la grande dottrina sterminata di quest'uomo nel campo delle gentes romane e per il lavoro che ha fatto per l'Enciclopedia Palumisova, le voci sue innumerevoli che sono imbattibili, praticamente perfette, il cui bilancio molto lontano dalla teorizzazione, proprio un uomo in cui l'empiria è stato un freno, Münzer, Friedrich Münzer, ucciso ad Auschwitz in campo di concentramento in quanto ebreo. La sintesi, potremmo dire, del suo lavoro che è affidato a quella miriade di voci è il libro del 1920, vediamo gli anni sono poi sempre quelli, Partiti nobiliari e famiglie nobiliari, no? Adels Parteien und Adels Familien, che non è mai incline a teorizzare. Münzer è stato un interlocutore finché era in vita, è uomo libero, e poi anche dopo per le opere che ha scritto, di Saim per l'appunto. E credo che Birley abbia messo insieme anche un carteggio che sta per essere diffuso tra i due, in cui Münzer gli rivede le bucce su alcuni punti, dice qua è sbagliato, eccetera, e lui prende atto perché è imbattibile, diciamo, la dottrina di Münzer. Quando si parla di orientamento prosopografico si fa una grande confusione. Per chiarire questo punto che un po' mi sta a cuore, vorrei fare capo ad una pagina poco nota del quaderno 13 di Gramsci, che si titola Il numero e la qualità nei regimi rappresentativi. È una pagina molto articolata. Come sapete, i quaderni sono rapsodici. Per ragioni ovvie, sia la difficoltà pratica di un detenuto che ha delle limitazioni, due quaderni per volta, insomma tante altre limitazioni che non sto qui a ricordare, ma anche perché lui legge e via via che legge annota, legge un articolo nella rivista Critica Fascista sul problema appunto dei regimi rappresentativi e fa una riflessione molto profonda su questo. Cosa mette in luce? Un concetto ricco di sviluppi, e cioè che la conta dei voti, lui dice, cioè, o come parola da lui inventata, l'elezionismo, cioè pratica elettorale, è il terminale di una serie di processi culturali, pratici, che determinano quel terminale e quell'esito. E lui dice la forza delle élite direttive nel concreto delle società è enorme e determina, anzi, ironicamente dice, se i ceti dirigenti perdono qualche volta le elezioni, vuol dire che si sono distratti. E però chiarisce un punto, che questa analisi della forza delle élite, che a lui viene dalla lezione di Gaetano Mosca, che ha ascoltato da studente a Torino, è altra cosa dalla prospettiva oligarchica. La teoria dell'elite è una teoria scientifica, buona, cattiva, comunque molto interessante e piena di sostanza, che mette in luce l'efficacia, la forza determinante delle minoranze organizzate, come le chiamava Gaetano Mosca, nel conflitto politico e sociale. Altra cosa è compiacersi di questo, dicendo che è giusto che le élite dominino, certo. E questa è quella che Gramsci chiama la prospettiva oligarchica.
Allora, rispetto allo studio delle società, non solo antiche, la prospettiva cosiddetta prosopografica, che studia le élite, che studia le élite dominanti, non significa, non implica un orientamento politico pratico. Può contemplare questo, ma non necessariamente. Dicevo, metodo che peraltro non riguarda soltanto il mondo antico, del quale abbiamo conoscenza imperfetta, naturalmente, per ovvie ragioni. Anzi, Momigliano in quella prefazione a Syme ci tiene a dire una cosa che Syme ha ironicamente smentito, che cioè la ispirazione a Syme per adottare quel criterio interpretativo gli venisse da un'opera sulla storia inglese di un polacco inglese che si chiamava Namierowski, poi abbreviato Nemier e diventò anche Sir. Syme ha detto: non l'ho mai letto. L'avrà anche letto, naturalmente, però. Ora, questo chiarimento credo che sia necessario per sgomberare il terreno da un'idea sbagliata. Entrambi questi studiosi, Lepore da una parte e Momigliano dall'altra, sono entrati nella prospettiva cosiddetta prosopografica perché è una delle correnti più innovatrici nel campo dei nostri studi. E aggiungo una cosa, Lepore ci arriva, a parte l'esperienza prima ricordato sul Trincipe Fioroniano, soprattutto negli studi di storia greca. Cioè la grande novità che lo colpisce, lo dico avendo assistito direttamente a questa, come dire, questo appassionamento suo verso l'ingresso del criterio dell'impostazione prosopografica negli studi di storia greca, per l'appunto negli anni 59, 60, 61, i nomi Oliver, Seeley, Wedgery, poi dopo Finlay, Whittaker, ma vengono dopo, erano coloro i quali reimpostavano lo studio dei gruppi politici ateniesi dal punto di vista prosopografico, facendo giustizia del tradizionalismo che era o liberal progressista, Grote, History of Greece, per cui Pericles è Whig e Cimone è un Tory. Che, va bene, la storia è sempre contemporanea, d'accordo, però questa è una lettura modernizzante ma poco illuminante, ecco. Ovvero l'altra, quella alla Edward Meyer, per cui Pericle, ma soprattutto Cleone, per non parlare di quelli venuti dopo, sono dei giacobini semidelinquenti e per fortuna c'è invece una linea cimoniana perdente. Perché la prospettiva di un conservatore tedesco come era Edward Meyer è quella di considerare con un certo raccapriccio, in fondo in linea con il libro aristotelico scoperto nel 1891, no? La Costituzione degli Ateniesi, che è tutto teramenianoo, è tutto antipericleo, anticleoniano, antidemagogico, eccetera. Ma tutto questo crolla quando una lettura prosopografica dei rapporti familiari di clan dell'Atene di tardo VI e V secolo dimostra l'intreccio fra questi gruppi, fra questi clan. Per cui è vero, Milziade, padre di Cimone, è il nemico giurato di Santippo, padre di Pericle, e Santippo lo porta in tribunale e vince, e Milziade se ne deve andare, e Pericle costringe Cimone con l'ostracismo ad andarsene per 10 anni da Atene, pur essendo vincitore della battaglia dell'Eurimedonte, perché entrambi sono stati vicinissimi a Pisistrato, e gli Alcmeonidi hanno rivestito l'arcontato sotto Pisistrato. Questa lettura dell'intreccio dei gruppi familiari che fa giustizia degli schieramenti astratti e modernizzanti è aria fresca e innovatrice nel campo degli studi di storia greca. E devo dire che quando ho ascoltato quel corso e l'ho seguito, che aveva come base la lettura di Aristotele, Atenaeum Politeia, o chi per lui, essendo un libro di scuola aristotelica, erano questi i temi che
ci aprivano la mente rispetto a una manualistica che però continuava ad essere tradizionale. No? Guardate, non dico manuale nobilissimo, ma assolutamente retrò come quello di Giannelli di storia greca, ma anche la prima edizione della Cambridge, quindi grande manuale, o l'Histoire générale di Glotz, erano legati a quella vecchia impostazione. L'altro punto nel quale gli intrecci culturali che le lezioni introduttive facevano intravedere emerge nel lavoro concreto che l'epoca svolge e soprattutto nell'insegnamento, no? È un po' socratico, lui scrive poco e insegna molto, no? Questo è un po' il modello che l'epoca ha incarnato. E l'incontro, inevitabile nell'Italia degli anni 50, 60, 70, con il marxismo critico europeo, non solo italiano, anzi più europeo che italiano, in particolare di matrice britannica. Ho fatto prima dei nomi, ho ricordato Finlay, che parte con una convinta adesione al marxismo e viene perseguitato per questo negli Stati Uniti in epoca maccartista, quindi si rifugia in Inghilterra, dove viene molto apprezzato e diventa un maestro europeo, non soltanto inglese. Ma potremmo aggiungere altre figure molto diverse. Da un lato George Thomson, no? L'autore del famoso Eschilo e Atene, libro molto importante, ma molto, se vogliamo, morganiano. Thomson ha lavorato molto su gli scritti di Morgan, che tanto influenzarono Engels, e li ha applicati, potremmo dire, messi a funzionare nella lettura dei rapporti familiari che emergono in modo drammatico nell'Orestea di Eschilo, no? Tutti questi ammazzamenti tra consanguinei terrificanti, no? Clitennestra, Egisto, e lui studia i rapporti familiari arcaici di clan a partire da Morgan, trovando dentro Orestea di Eschilo conferma di alcune intuizioni e vi aggiunge anche un'intuizione importante, che cioè la conclusione dell'Orestea è un inno alla riforma di Efialte, poi spiegherei magari perché. E ancora De Saint-Croix. Saint-Croix è un signore che ha un nome francese, anche lui, ma è in inglese a 18 caratteri, il quale è un marxista ortodosso. Forse, ma è uno che ha scritto alcune opere che hanno molto influenzato la ricerca nostra, innanzitutto quella intitolata Le origini della guerra del Peloponneso. Nelle lezioni che l'epoca faceva, sia Finlay che Saint-Croix erano continuamente presenti, perché Saint-Croix, oltre a questo bellissimo libro sulle origini della guerra del Peloponneso, ha scritto anche La lotta di classe nel mondo antico, che è un grande libro pubblicato da Duckworth. Perché segnalo l'altro, che a me pare molto più interessante, quello sulle origini del peloponnesismo? Perché Saint-Croix approda ad una originale definizione di una tendenza all'interno della lotta politica ateniese, e questo l'Epole lo metteva benissimo in luce commentando l'Atene Politeia, cioè la cosiddetta democrazia cimoniana. Nella immagine tradizionale, Cimone è il filo spartano, il filo oligarca. I figli si chiamano, uno si chiamava Lacedemonio e l'altro Tessalo. E quindi Pericle diceva: evidentemente non sono ateniesi, Del nome stesso. sprezzate. Però al di là di questa polemica, Cimone è lealmente democratico, cioè rispetta il funzionamento assembleare della democrazia ateniese, sapendo che ogni democrazia, in particolare quella ateniese, è guidata da un'elite aristocratica che accetta il sistema, lo guida, magari ne è travolto talvolta, come è il caso appunto di Cimone. Quindi la democrazia cimoniana è un concetto completamente nuovo rispetto agli schematismi che ho prima ricordato. E poi l'altro versante di questa
di questo incontro con il marxismo critico, chiamiamolo così, è la questione natura schiavistica delle società antiche. Finlay sbriciola la polarità, diciamo, tradizionale, e in certo senso apre uno scenario completamente nuovo nella lettura delle specificità geografiche, regionali, dei rapporti di dipendenza. E il grande nome, cui Lepore era molto legato, perché entrambi frequentavano il gruppo di studio dell'Istituto Gramsci negli anni 70 e 80, è quello di Hobsbawm. Ora, il destino, potremmo dire, degli intellettuali influenzati dal marxismo, soprattutto nel mondo inglese, è diverso, no? Finlay lo attraversa e poi ne esce. Saint Croix resta al proprio interno. Hobsbawm è forse quello che più ha innovato e al tempo stesso non è mai fuoriuscito da un orizzonte politico al quale è rimasto legato anche sentimentalmente, potremmo dire. No? Come lui diceva, era un militante del minuscolo, invisibile Partito Comunista Britannico e votava regolarmente per i laburisti. Vabbè. Ora, questo marxismo critico era in certo senso una risposta positiva, e qui devo ancora una volta citare Gramsci, ad un problema che Gramsci ha messo in luce in modo straordinariamente limpido nel quaderno 4. Io mi permetterò di fare una brevissima lettura di qualche rigo. Scrive, siamo nel 31-32, lui è in galera ormai da vari anni. Lui dice: il marxismo aveva due compiti: combattere le ideologie moderne nella loro forma più raffinata e rischiarare le masse popolari la cui cultura era medievale. Questo secondo compito, che era fondamentale, ha assorbito tutte le energie, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Per ragioni didattiche, il marxismo si è confuso con una forma di cultura un po' superiore alla mentalità popolare, ma inadeguata per combattere le altre ideologie delle classi colte, laddove il marxismo originario era proprio il superamento della più alta manifestazione culturale del suo tempo, cioè la filologia, la filosofia classica tedesca. Questa Lepore coglie benissimo questo, e credo, avendo come sottotesto questa pagina, in quell'articolo che è compreso nel volume, Gramsci e la cultura italiana, sì, dove studia alcuni passi dei quaderni in cui Gramsci riflette sui nostri studiosi di storia antica ispirati in un modo o nell'altro al marxismo, e cioè Cicotti, Ferrero, Salvioli, notando che in varia misura, bene, Ferrero è un caso un po' a parte, ma nel caso di Cicotti questo è evidente, per loro il marxismo era qualcosa da aggiungere ad altri orientamenti di studio, di carattere giuridico, di carattere positivistico sul piano della scienza. Quindi quella mescolanza che Gramsci denuncia come punto debole del marxismo alle prese con la cultura alta, Lepore lo coglie benissimo nel campo specifico dei nostri bravi studiosi alla Cicotti, del mondo antico, alla luce, diciamo, di una impostazione di carattere marxistico. Questo io sto troppo sprolungando, quindi devo chiudere. Porta a riflettere su una questione molto più, secondo me, di carattere generale, di cui lei era consapevole, tra l'altro privatamente, diciamo, lui aveva vissuto le convulsioni del movimento comunista, o comunque ispirato al marxismo, a Napoli. Mi ricordo che una volta mi descrisse con ironia le riunioni accesissime, scatenate,
nei circoli grandi, cioè da Napoli poi c'erano eretici di ogni tipo, essendo nato e vissuto Bordiga, quindi non è italiano. Dopo il tremendo anno del 1956, no? La destabilizzazione, l'Ungheria. Certo. Lui ha vissuto, ne è passato attraverso, non l'ha dismesso, ma ha colto molto prima di altri un elemento sostanziale, che cioè il marxismo è entrato negli studi di storia comunque, ma è una componente tra le componenti, perché quel tipo di indagine è cominciato prima, magari senza una consapevolezza teoretica, ma l'economia pubblica degli ateniesi di August Boeck o l'economia politique de Romain di Duro de Laval, 1824 l'uno, 1840 l'altro, che cosa sono se non un tentativo di affrontare direttamente i rapporti sociali, il fondamento economico, il nesso economia-politica, ben prima che questo potesse essere magari scolasticamente teorizzato. E questo vale anche dopo. Lepore era un appassionato lettore sia di Max Weber che di Polanyi, due che possiamo considerare superatori dello scolasticismo marxista. Perché? Ma perché la ricerca cammina, va avanti. Ho conosciuto, molto apprezzato, tanti anni fa, un uomo che è scomparso ormai da tanto tempo, e che è stato anche un militante politico, è stato consigliere regionale delle Marche, ottimo studioso di storia della storiografia, devoto di Arnaldo Momigliano, si chiamava Livio Sichirollo. La sua opera come storico della filosofia dura ancora. Sichirollo aveva questo rapporto quasi devoto verso un uomo difficile che si lasciava un po' adorare, come Momigliano. E diceva, ma lui non vuole ammettere, ma dentro il suo universo mentale funziona anche come elemento polemico vivificante il costante confronto con Marx. Una volta gli feci notare che forse Momigliano stesso implicitamente riconosceva questo debito, in quella sua celebre discussione pubblicata nel terzo dei contributi, La storia degli studi classici, discussione con i colleghi sovietici, si intitola, che è molto vivace. A un certo punto c'è una battuta famosissima in cui Momigliano dice: rassegnatevi al fatto che fattore di storia accanto alla lotta di classe è anche la follia, l'amore. È una battuta. Ma noi potremmo arricchirla e dicendo: ma le religioni, i pregiudizi, la geografia, le tradizioni sono tutti fattori di storia. E credo che Lepore si sarebbe ben riconosciuto in questo allargamento del campo. Grazie. Luciano Canfora, che come sempre riesce a tenere una vera lezione di storia ampia, stimolante. Chiacchierata. Insomma, sì, sì. Chiacchieriamo sempre così. E a questo punto passerei la parola a Marina Silvestri. Sì, sì, dovrebbe funzionare. Vediamo se... Sergio? No. Funziona. Allora, parlare dopo Luciano Canfora terrorizza un po', però mi tocca buttarmi comunque. Allora, oggi discutiamo del libro di Lepore, di un libro di Lepore assai dotto, un libro difficile, che raccoglie 16 saggi sui protagonisti della storiografia antica tra 8 e 900. Un libro che a me è apparso per alcuni aspetti sostanziali ispiratore del nostro modo di fare storia oggi,
ma per altri in qualche misura lontano dalla sensibilità mia e forse di una parte di noi. Come abbiamo sentito, Lepore ha insegnato per 10 anni a Bari, dal 56 al 66, ha insegnato storia greca e storia romana, è stato maestro dei nostri maestri e ancora negli anni 80 ha tenuto a Bari alcuni incontri organizzati dal caro Mario Pani con i laureandi e i giovani studiosi. Io ero già allora nella sezione di storia antica del nostro dipartimento, che allora si chiamava Istituto di Storia Antica, e accennerò in coda a questi fecondi colloqui. Lepore è stato un innovatore, lo abbiamo sentito, nel panorama degli studi storici italiani e rivendicava il suo eclettismo metodologico. Eclettismo possibile solo in quanto sostenuto da una cultura storiografica vastissima e insieme da consapevolezza di metodo. La definizione di innovatore è certamente appropriata, ma rende solo parzialmente conto di quella sua ansia di captare fermenti nuovi, elementi nuovi da versare nel suo metodo di lavoro, quella tensione rivelata ai miei occhi dalla sua frequentazione dei convegni di Magna Grecia, come diceva Giulio Volpe, che Lepore aveva contribuito ad innovare inserendo, come egli scrive, stimoli nuovi, cioè in concreto che cosa? Inserendo elementi di analisi economico-sociale nella tradizione archeologica italiana che definiva pionieristica, a partire dal convegno del 67, città e territorio nella Magna Grecia. Dicevo della sua frequentazione di questi convegni, che era metodica, attentissima, protesa a cogliere le testimonianze molteplici, le tecniche più disparate, da appunto utilizzare nel suo metodo che definiva filologia totale. Egli intendeva per filologia totale l'uso non solo della evidenza letteraria, ma di ogni tipo di documenti e monumenti, non solo, come scrive, l'evidenza a portata di mano. Questo punto è stato bene messo in luce nella introduzione da Dina Storchi. Lepore scrive in un contributo dell'87 nel volume La storiografia contemporanea curato da Pietro Rossi, scrive con adesione a proposito del modo di lavorare dello storico francese Pierre Vidal-Naquet. Scrive che Vidal-Naquet moltiplicava le fonti, inventava nuove fonti, per esempio quelle archeologiche. Lepore era molto interessato alle posizioni di metodo contemporanee, sia della storiografia francese, con la sua apertura alle scienze sociali, dal Naquet, ma anche gli storici del Centro di Germain, che al lavoro, per esempio, dello storico tedesco Christian Mayer, di cui poi più giovane è ben nota una biografia di Cesare, la cui storia politica scrive, questo anche questo naturalmente è messo in rilievo da Dina, non disdegna la narrazione ma è nutrita anche di scienze sociali. Poiché abbiamo fatto appunto cenno a questo suo ampio orizzonte, non si può trascurare, questo è stato illustrato già in precedenza, la posizione centrale che tra questi riferimenti hanno occupato Moses Spile e Arnaldo Momigliano e che si ricava innanzitutto dalla dedica alla loro memoria da poco scomparsi in un contributo dell'89, erano morti il primo nell'86, il secondo nell'87. E lui scrive, cioè scrive Lepore, di considerarli costante riferimento intellettuale di pensiero e di metodo. In particolare Momigliano, che come abbiamo ben sentito era a Londra per le leggi razziali, viene considerato anche un tramite per uscire da un certo patriottismo culturale degli storici meridionali e non solo meridionali, per riagganciarsi alla cultura europea.
Per quanto riguarda Finn, lei di cui Lepore dice di rimpiangere non solo l'amicizia, ma la presenza culturale d'Italia, da una parte c'è il tema molto noto della modernizzazione, lo scongelamento, lo svecchiamento dei classici. Dall'altra, Finlay, come abbiamo sentito, era una figura di un artista critico che contribuisce tra l'altro a far conoscere le opere e il pensiero di Max Weber in Italia, come viene ha sottolineato Luigi Capograssi in questa recensione molto bella al libro che è appena uscita nella rivista Iupe. E in questo stesso orizzonte di filologia totale rientrano in concreto i rapporti interdisciplinari tra storia, filologia, storiografia, antropologia ed ovviamente epigrafia, numismatica, archeologia, quelle che Lepore chiamava discipline storiche con statuti peculiari. Un altro avvertimento di Lepore, questo assolutamente non nuovo, ma che mi piace ripetere ai più giovani, è togliere dall'isolamento la notizia della fonte letteraria o la notizia che viene da un'iscrizione o da un rinvenimento archeologico, una strada indicata da grandissimi studiosi. Lepore ricorda per l'epigrafia l'insuperabile Louis Robert e per le fonti letterarie cita Jacobi, ma altri nomi si potrebbero fare. Per quanto attiene al rapporto di Lepore con l'archeologia, sia Dina Storchi nell'introduzione che Gabba, Emilio Gabba, nel ricordo di Lepore che è pubblicato in appendice a volume, rilevano l'influenza di un certo ambiente napoletano, di un'archeologia da campo, piuttosto che di tipo storico-artistico, mi perdoneranno il lavoro. No, propria del centro Jean Gérard di Napoli, diretto lungamente da Georges Vallée, ma anche del settore archeologico dell'Istituto Orientale di Napoli, in particolare di Bruno D'Agostino. E Gabba più in generale ricorda la tradizione napoletana di scavi ad Ercolano e a Pompei. Io aggiungerei anche l'attenzione per l'archeologia del suo maestro Luigi Paretti, di cui Lepore testimonia la profondità della cultura archeologica. Ricorda che Paretti, che era di Torino, in Piemonte aveva percorso le valli alpine sulle orme di Annibale. Altri parleranno con più competenza di me di questo rapporto storia-archeologia. Io vorrei ricordare quanto ha scritto un altro grande storico, Guido Clemente. E mi piace ricordare uomo anche impegnato nelle istituzioni e in politica, che ci ha lasciato esattamente 2 anni fa, nel febbraio del 2021, quanto ha scritto Clemente a proposito dell'approccio che aveva Gabba nei confronti dell'archeologia, in particolare nei suoi ultimi studi. Ma è una notazione che credo si possa applicare bene anche a Lepore ed è un monito, a mio avviso, per gli storici e per gli archeologi. Scrive Clemente a proposito di Gabba: il dato archeologico non è un elemento di conferma o smentita dei dati letterari, ma è un documento che si comprende nel suo rapporto con tutta la documentazione e con il fine ultimo di una complessiva riflessione storiografica. Gabba scrive anche della Pietas di Lepore. A che proposito? A proposito del lungo profilo da lui dedicato al suo maestro Paretti. A proposito, scusate la ripetizione, della posizione di Paretti rispetto al fascismo. Lepore ricorda certamente che Paretti si era iscritto al fascismo già nel 1926, ma non insiste oltre sul tema. Io credo che noi non possiamo e non dobbiamo omettere che Paretti aderì anche alla Repubblica di Salò e per alcuni aspetti fu uno storico fascista. Ma Paretti non fu solo questo. Nella conclusione del contributo per il maestro, Lepore ricorda la sua carica inesauribile di lavoro, di attività, di generosità. Paretti era stato il primo brillante allievo di De Sanctis a Torino
e sul piano del metodo viene per lo più considerato un esponente della histoire bataille, la storia incentrata su fatti politici e militari, anche se, come sottolinea Dina Storchi nella introduzione, Lepore gli riconosceva interessanti aperture. La storia di Roma di Lepore è amplissima, arriva fino a Costantino in 6 volumi, e per chi la consulti è ancora una lettura per alcuni versi proficua. Aggiungo che secondo una testimonianza di Lepore, Giacomo Devoto, grande filologo e storico del Novecento, aveva frequentato Pareti a Firenze e che aveva frequentato Pareti a Firenze riconosceva un suo debito verso Pareti nello scrivere uno dei suoi libri più noti e più frequentati dalla nostra generazione, gli Antichi Italici. Sull'unico saggio di questo volume oso in particolare dire qualche parola più specifica, lo splendido contributo dedicato a Theodor Mommsen, scritto nel 1966, è il primo del volume, ma potrebbe essere stato scritto ieri. Contiene alcune notizie più note e altre meno note su questo gigante degli studi, e che per gli epigrafisti è innanzitutto il padre del corpus Inscriptionis Latinarum, con cui ci sembra di dialogare ogni volta che leggiamo una iscrizione edita nel Cile. Notizie più o meno note, ma tutte preziose. Mommsen non voleva che ci si occupasse della sua individualità. Scrive nel testamento: si leggano pure i miei libri, finché durano. Quello che io sono stato o sarei dovuto essere non riguarda la gente. E ancora scrive: il sentimento doloroso dell'insufficienza della mia opera, di sembrare più che di essere, non mi ha mai abbandonato per tutta la vita. E in una biografia non deve né essere velato né messo in evidenza. E ancora, scrive del desiderio di sentirsi un cittadino e aggiunge: il peggiore di tutti gli errori è svestire l'abito del cittadino per non compromettere la veste da camera dello scrittore. Infine, ricordo un lapidario giudizio che è presente in questo saggio, che di lui dà il direttore della Biblioteca Reale di Torino e numismatico che lo aveva conosciuto, si chiamava Vincenzo Proms. Scrive di Mommsen: uno spartano, avvezzo a non dir mai in due parole ciò che potrebbe dire con una sola, asciutto asciutto con l'apostrofo e senza complimenti. I viaggi in Italia che Mommsen ha fatto nel 1844 e 1847 lo mettono in contatto con l'antiquaria italiana, sempre ottocentesca, e soprattutto con il vecchio della montagna, cioè Bartolomeo Borghese, e con una certa tradizione italiana di studi epigrafici. Bartolomeo Borghesi, grandissimo epigrafista e numismatico, per l'atmosfera che si ispirava in Italia dopo il congresso di Vienna, nel periodo della Restaurazione, viveva ormai a San Marino, di cui aveva preso la cittadinanza. Mommsen pubblica poco dopo, nel 1852, le Inscriptionis se regni neapolitani latine, e poi non senza difficoltà prende forma il progetto del corpus finanziato all'Accademia di Berlino. Ma in che cosa il corpus si differenzia dalla pubblicazione delle iscrizioni presso gli antiquari italiani? Mommsen applica alla edizione delle iscrizioni il metodo filologico. Uno dei suoi punti di riferimento era stato in questo ambito il suo maestro e amico Ottoliani, e difende, questo da una parte, dall'altra difende tenacemente l'esigenza del diretto controllo del materiale. Nel necrologio di Ottoliani, che morì nel 1863, scrive: il rigoroso cosiddetto metodo filologico
che significa poi semplicemente la ricerca della verità, spregiudicatamente onesta, che non si tira indietro dinanzi ad alcuna fatica, nelle piccole come nelle grandi cose, che non evita alcun dubbio, che non rimedia alla meglio alcuna lacuna della tradizione o del proprio sapere, che sempre rende conto a se stessa e agli altri. E ora veniamo a considerare quella sensazione di distanza rispetto a questo libro di cui ho parlato all'inizio e le sue motivazioni. Innanzitutto gli aspetti più banali, diciamo. Non possiamo tacere che la rivoluzione digitale, con l'accesso alle banche dati, ai contributi digitalizzati, ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare, rendendolo molto più rapido e globalizzato, e ha creato un odiato rispetto a molta storiografia del secolo scorso. Ma ci sono motivazioni più di fondo. Capogrossi, nella bella recensione che abbiamo più volte citato, a proposito di un saggio, del saggio di Lepore dell'89, pubblicato in un volume curato dall'economista Luigi De Rosa sulla storiografia italiana degli ultimi 20 anni, scrive Capogrossi, che già da quell'affresco si evinceva che si trattava di una storia ormai conclusa, riferendosi a che cosa? Ai problemi di struttura delle società antiche, a molti aspetti economici, sui quali avevano riflettuto e avevano lavorato grandissimi studiosi, in particolare quelli che si rifacevano alle categorie di Marx, di un marxismo critico, che si erano ritrovati nel gruppo di lavoro presso l'Istituto Gramsci di Roma, a cui peraltro dobbiamo volumi molto importanti e per nulla ideologici. Aggiungo in proposito quanto scrive, sia pure in altro contesto, Guido Clemente, in un contributo pubblicato postumo lo scorso anno nel volume Il secolo breve dell'antichismo, curato da Anna Rosa Gallo, scrive dell'ormai palese fine della centralità degli studi di antichistica che li aveva caratterizzati per tutto il primo Novecento. E scrive ancora che viviamo in un contesto nel quale è ormai diventata opinione diffusa, sono sue parole, che sia possibile comprendere il futuro e magari predirlo ignorando il passato e riducendo quindi drasticamente il valore dell'indagine storica. Un'altra motivazione, io credo, sia in qualche misura una certa egemonia dell'empirismo anglosassone, di cui in ambito storico il grandissimo Ronald Stein è stato un campione, Ronald Stein, che ha dato appunto l'impulso a vari filoni degli studi prosopografici, lo studio dei personaggi, che come abbiamo sentito aveva già una tradizione e che deve molto anche a Theodor Mons. Sia pure in maniera non consapevole, queste opinioni, queste influenze non ci sono estranee. Ora, l'orientamento profondamente ideologico, pur su posizioni diverse, del pensiero degli autori trattati in questo volume, dalla triade socialisteggiante Barbagallo, Cippotti, Ferrero, attive tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del secolo scorso, che guardava l'economia antica molto sfortunata accademicamente, alla triade successiva molto autorevole, Giulio Belloc, con un suo profilo particolare, con la sua attenzione alla demografia, Ettore Pais, Gaetano De Santis, appare distante. Lepore ne tratta con una dottrina storiografica che io credo sia insuperabile, ma rimane un mondo lontano. Peraltro va messo in luce che il quadro storiografico che Lepore disegna non è un quadro semplificato come queste triadi che lui individua potrebbe far pensare. Non si limita a mettere a fuoco le figure dominanti, ma è un quadro complesso, con pochi vuoti
che non tralascia, per esempio, il caso di Ruggero Boldi, legato a Lucera, già valorizzato da Emilio Gabba. A Bondi, che fu ministro della pubblica istruzione nel 1874-76, si deve le posizioni di rilievo che assumono in Italia Luigi Pigorini alla direzione nazionale dei musei e degli scavi, le cattedre a Roma di Giulio Beno, di storia romana, e di Ettore De Ruggero, di antichità. Attenzione particolare viene da lui prestata a De Ruggero, che accosta, come scrive, all'insegnamento di Mommsen, il Mommsen epigrafista e giurista, la tradizione antiquaria italiana. Come ben sapete, De Ruggero è il fondatore del dizionario epigrafico, che è uno strumento fondamentale, non solo negli studi di epigrafia, in realtà è arrivato alla lettera M, ma che ora trova in qualche misura la sua continuazione nella banca dati epigrafica e di Erbe Roma. Apro una parentesi: il personaggio di Bondi, studioso, uomo politico, uomo di potere, che ha dato una svolta alla storia antica e all'archeologia italiana, mi ha fatto pensare ad un altro personaggio molto influente negli anni 20 del Novecento, in un altro ambito. Orso Maria Corpino, un grande fisico che è stato ministro dell'istruzione nel 21-22, a lui si deve concretamente la protezione del giovane Fermi, la protezione dei ragazzi di via Panisperna, la riorganizzazione dell'istituto di fisica, in sostanza il decollo della fisica italiana. Prima di accennare agli incontri baresi di Lepore, ricordo anche perché è gratificante, secondo me, per i baresi, che Lepore giudicava estremamente positiva la sua esperienza in questa città, sotto ogni profilo, anche per un aspetto particolare, vale a dire l'organizzazione della vita degli accademici forzesi, che erano tutti alloggiati alla casa dello studente di Largo Fraccacinetta. Scrive a proposito di queste due cose: a quella facoltà di lettere, cioè di Bari, si era venuto a costituire un affiatato amalgama di filologi più diversi e di storici, anche della filosofia e della letteratura e delle letterature italiane e straniere, o dell'arte antica e moderna e della religione e del cristianesimo, che ha dato frutti importanti non solo per la regione pugliese, ma per il Mezzogiorno tutto. Il contributo che giovani e anziani, allievi e maestri, già affermati o vigorosamente affermatisi, hanno recato alla cultura storiografica, non solo meridionale, non va dimenticato. Poi aggiunge: il diurno sodalizio di lavoro e di tempo libero, nelle lunghe serate di discussione e conversazione, di comune fruizione di cinema e televisione, creato dal pendolarismo, maturò presto in esperienza interdisciplinare ricca, la più varia. Posso aggiungere che lo stesso giudizio estremamente positivo dell'esperienza barese, sia di insegnamento che della temperie di quegli anni, era condiviso da Luigi Moretti, grande epigrafista greco, succeduto all'Epore nell'insegnamento a Bari di storia greca e romana. Per quanto riguarda poi l'incontro con i giovani, che era una modalità che l'Epore preferiva rispetto alla più consueta conferenza, c'è poco da aggiungere. Noi eravamo tutti seduti intorno ad un grande tavolo. L'Epore intavolava con ciascuno un dialogo non breve e in qualche misura maieutico. Sono arrivata a questo aggettivo indipendentemente da Dina, che lo utilizza nell'introduzione, a partire dal tema di cui il giovane si stava occupando. Ascoltava con grande attenzione il suo interlocutore, lo prendeva assolutamente sul serio
cercava di capire il suo punto di vista anche di fronte ad osservazioni a volte assai strampalate. Questo dialogo evidentemente dava fiducia, ti faceva crescere. Nel convegno che è stato tenuto a Napoli sul lepore nell'ottobre del 2021, a circa 30 anni dalla sua morte, i cui atti stanno per essere pubblicati, sono venute bene in evidenza due tratti della sua personalità: l'infinita curiosità e l'oralità, di cui anche questi episodi sono un esempio. Ha detto Jean Andreau, un importante studioso dell'economia antica, l'epore era l'uomo dell'oralità per eccellenza. Grazie Marina, grazie davvero e mi fa piacere salutare il preside Tateo che è qui con noi e veramente lo ringrazio molto, lo ringraziamo molto per la sua presenza, per noi è il preside. Conosce bene e ha vissuto in prima persona anche fasi importanti della facoltà, dell'allora facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari. E, Elisabetta Todisco. Oh, scusi. Il volume occasione di questo incontro è un dono che Dina Storchi Marino ha offerto alla comunità scientifica composta dagli studiosi di storia antica e non solo. Chi mi ha preceduto ha ampiamente e acutamente illustrato le tensioni intellettuali, le atmosfere culturali sottese ai contributi contenuti in questo libro. Si tratterà, Martenia, di aggiungere solo qualche riflessione a margine. Sono tra coloro che siedono a questo tavolo l'unica a non aver conosciuto personalmente Ettore Lepore. L'immagine di lui, serbata nella mia memoria, è quella della sua fotografia affissa vetro contro vetro per anni, assieme a quella di Luigi Moretti, nel corridoio della sezione storica di storia antica del Dipartimento. A questi lineamenti si aggiungono quelli intellettuali e umani, via via restituiti negli anni dalle descrizioni che Mario Pani, mio maestro e suo allievo, ne faceva. Aneddoti, stralci di conversazioni, quadretti quotidiani che spesso intervenivano nei nostri scambi e che si sono così sottratti alle fauci del tempo. Il libro che oggi si discute contiene, come si è già detto, ben 15 contributi di Ettore Lepore. A questi si aggiungono il suo ricordo da parte di Emilio Gabba in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1990-91 presso l'Istituto Italiano di Studi Storici. Alla testa del volume prende corpo il notevole e brillante saggio di Dina Storchi Marino, Le ragioni di una pubblicazione, appunti per una storia di generazioni. Dina traccia con l'intelligenza, la sensibilità e la generosità umana e scientifica che le sono proprie un percorso attraverso il volume, i suoi contenuti e la sua struttura. È un viaggio attraversato dal ricordo affezionato e dall'eredità ancora vivida del suo maestro e del suo magistero, che chiama in causa tutta una generazione di studiosi, ciascuno come una staffetta, ricevente e trasmettitore di saperi, metodi, inquietudini intellettuali. Questo volume nasce come risposta ad una sfida, quella lanciata da un appunto di Ettore Lepore, ritrovato per caso nelle pagine di uno degli ultimi libri che egli ebbe per le mani prima di morire, ci racconta appunto Dina Storchi, The Fall of the Roman Republic di Peter Brandt. Un titolo, un elenco di saggi storiografici e le tracce evidenti di un lavorio e di una riflessione in itinere, i ripensamenti continui di cui parla Gabba, affidati ad un foglio che ricava sul retro la convocazione per un consiglio di dipartimento e abbandonato alle pagine di un volume, certo senza immaginare, ma chissà, che un allievo un giorno vi avrebbe dato seguito. Il saggio di Dina Storchi, Le ragioni di una pubblicazione, introduce consapevolmente alla lettura dei contributi di Ettore Lepore. Ne traccia in qualche modo il percorso e offre la chiave di accesso. Cito Dina Storchi: Lepore sentiva come parte integrante e necessaria dell'analisi storica la riflessione sul metodo.
la comprensione di ogni impostazione storica, antica e moderna. Era per lo studioso napoletano altrettanto, se non più importante, dell'aspetto più propriamente euristico della ricerca, in quanto esemplificava la complessità e lo spessore dei problemi storici e permetteva di penetrare più profondamente la realtà. Il metodo, o meglio la riflessione sul metodo, è il filo rosso, come sottolinea Luigi Capogrossi Colognese nella recensione a cui si è più volte fatto riferimento, che tiene saldamente compatti i saggi e ne consente una lettura dapprima difficoltosa, ma che poi pian piano diventa intrigante e ne consegna infine una percezione unitaria. Un metodo, quello di Lepore, che emerge coerentemente con la concezione del fatto storico come unitario, si delinea nitidamente agli occhi del lettore e si sintetizza in parlanti sintagmata: filologia totale, indipendenza intellettuale, strategia eclettica, metodo retrogrado. Su alcuni di queste definizioni si è già posta l'attenzione. Non è questa certamente l'occasione né il momento di passare in rassegna tutti i saggi presenti nel volume. Di alcuni si è detto e di molti io stessa non ho le competenze per una lettura penetrante e attenta. Ognuno di loro richiederebbe una riflessione, un approfondimento, una discussione, ed ognuno è gestito da Lepore con una lucida passione intellettuale e con un profondo senso civico che trapela anche nella conduzione della ricerca storica. Lo si coglie nei contributi destinati a tracciare profili di studiosi maestri. È avvolgente, direi, il saggio su Theodor Mommsen, di cui ha dato ampiamente conto Marina Silvestrini, che palpita di scienza storica e ardore politico e che restituisce nella resa di Lepore anche incisive lezioni di metodo tra le pieghe del testo. Cito Lepore: già a 20 anni affermava i limiti della biografia, che non può raggiungere mai più del verosimile. A volte neppure questo, dinanzi alla profondità dell'anima, specie degli uomini significativi e singolari. E se nella storia romana volle soddisfare in parte la mai spenta inclinazione per essa, non indusse mai quest'opera ad una galleria di ritratti. Chiaramente questo ci evoca poi una serie di svolte che si sono avute nella storia antica fino ai tempi più recenti. E così i richiami a De Sanctis, a Momigliano, di cui si è diffusamente parlato, di cui egli riconosce il debito umano e scientifico. La dedica è stata già citata poc'anzi da Marina Silvestrini, ma mi piace ricordare il felice aneddoto sugli appunti agli studenti citato da Dina Storchi in una nota della sua introduzione, in cui Lepore risponde a Dina Storchi, che vuole mettere in ordine gli appunti di storiografia da dare agli studenti: faccia loro leggere i saggi di Momigliano, da cui molti di questi appunti sono tratti. La stessa forza emerge nei contributi in cui si riflette sul ruolo della storia antica. Un esempio contenuto nel saggio Una storiografia di transizione del 1987, viene fuori ragionando sulla prospettiva di Vidal Naquet, se fosse possibile scrivere un discorso storico unificato. Lepore osserva che questo problema abbia soluzione possibile è per lui, come per ogni storico che non voglia cambiare mestiere, un postulato, pur nella sfida di articolazioni e apertura tra le molteplici reti di senso e i loro enunciati gli uni sugli altri. In ogni saggio vive una dimensione squisitamente dialogica con gli studiosi contemporanei o con quelli di generazioni passate, un'attitudine che a leggere l'introduzione di Dina Storchi e a ripercorrere i ricordi di Mario Pani le porrebbe anche nella vita nella didattica e nella vita privata. Gabba ricorda appunto la sua vivacità e il suo amore per la discussione. Restando nello spirito della circostanza odierna, ossia una lezione inclusa nel ciclo della didattica dottorale, citerò in breve alcuni passaggi della linea metodologica segnata da Ettore Lepore, come emerge dai saggi e si legge nelle pagine del saggio introduttivo. Una lezione di comportamento intellettuale per chiunque si approssimi alla ricerca, a qualunque stadio di questa costruzione si trovi. Mi colpisce il ricorso insistente sulla immagine della moltiplicazione per rendere il suo approccio al fatto storico: moltiplicazione delle domande, moltiplicazione delle fonti, moltiplicazione delle reti di senso.
le fonti a cui lo studioso di storia antica deve attingere, si è detto, andranno allargate fino a comprendere quelle archeologiche, numismatiche, epigrafiche, che restituiscono ugualmente fatti e dati, sebbene in una formulazione non necessariamente discorsiva. Con le fonti andranno moltiplicati gli approcci, si afferma diffusamente negli scritti raccolti in questo volume la necessità di un'apertura interdisciplinare alla filologia, all'etnografia, alla linguistica, al diritto, ma anche all'antropologia, interessanti passaggi su Mayer, e alla sociologia. Infine, l'estensione dell'arco cronologico, ossia l'intento di ragionare sulla storia lunga e di conseguenza, ecco, come pratica attuazione di questo presupposto, la creazione di un dipartimento in cui confluissero presso l'Università di Napoli tutte le discipline storiche, l'archeologia e la storia dell'arte. In questa visione, che è quella del fatto storico unificato, vive la prospettiva di Momigliano e la sua idea che un problema di storia antica andasse risolto come in ogni altro problema storico, sia pur di storia contemporanea, sebbene sul piano ideale. La molteplicità di fonti, approcci, atteggiamenti porta con sé naturalmente la molteplicità di interpretazioni, rispetto alle quali lo studioso deve agire con cautela e onestà scientifica. Cito Lepore: veder chiaro, mai troppo chiaro e a ogni costo, solo cioè se la chiarezza non dipende esclusivamente dalla documentazione, ma l'intuizione, anzi meglio il capire storico a sua volta, non oltrepassa e sostituisce il documento, si realizza quell'esperienza critica con cui viene ad identificarsi il problema del conoscere storico. Mi si consenta adesso qualche sintetica considerazione, tramite ricorso alle pagine di un agile e incisivo volume comparso nel 2015 dal titolo Conversazioni sulla storia, testimoni per un bilancio di generazioni nell'università italiana, che raccoglie nella forma dell'intervista una prospettiva che potremmo definire generazionale, e in questo il collegamento con questo volume, sullo stato delle ricerche di storia antica ma anche della università in Italia. Il volume in questione fu sollecitato nel 2004 da Mario Pani. Tramite un questionario, Pani spinse ad un bilancio i colleghi della sua generazione, quel gruppo di studiosi di storia greca e romana, diritto romano e archeologia classica, entrati nell'Accademia degli anni 70 del secolo scorso, che avevano vissuto gli eventi sociopolitici e le trasformazioni culturali dalla metà del secolo fino al 2014, attraversando le tre età dell'università segnate dal 68. Erano proprio gli allievi dei grandi maestri che avevano orientato gli studi di metà secolo. Alcuni li abbiamo citati: Momigliano, Tigletti, Lepore, Cassola, Gabba. Le interviste rendono disponibili quadri consapevoli e lasciano intuire, tra pieni e vuoti, proiezioni future. Si srotolano, attraverso le opinioni degli intervistati, 50 anni di storia dell'università italiana tra atmosfere socioculturali e accadimenti politici, valutazioni dello stato degli studi tra vecchi e nuovi metodi, tra fallimenti e successi. In qualche caso trapela dai toni degli intervistati una certa nostalgia per un'università ormai inesistente. In qualche altro si colgono la tensione e la proiezione verso il disegno di una nuova fase dell'università e della ricerca in Italia, in cui ancora vive l'auspicio, evidentemente non realizzato, non ancora del tutto realizzato, che la storia antica possa finalmente collocarsi in dialogo con le altre storie, dalla medievale alla contemporanea. E questo è espresso chiaramente nelle conclusioni di Andrea Giardina. Mi interessa fissare solo qualche passaggio di quel bilancio per sottolinearne alcuni tratti che meritano tuttora di essere considerati e che rappresentano un nuovo bilancio. Il sottotitolo del volumetto è appunto Testimoni per un bilancio generazionale, rispetto a quanto emerge dagli scritti di Ettore Lepore. In più di un'intervista si sottolineano gli apporti allo sviluppo dello stato della ricerca, sia del dialogo interdisciplinare, non solo con l'archeologia e la filologia, ma anche col diritto, sia dell'applicazione proficua di categorie ermeneutiche elaborate per altre fasi storiche e in altri ambiti disciplinari, quali la sociologia, l'antropologia, la linguistica. Al contempo si lamentano da più parti la mancanza delle conoscenze filosofiche alla base delle teorie della storia, una lacuna che negli anni 70 avrebbe condotto
come riferisce Andrea Giardina nelle conclusioni, alla creazione di laboratori interni alla rivista Dialoghi di Archeologia e Seminari dell'Istituto Gramsci, e che continua, aggiungo, a permanere. L'insufficienza interpretativa di alcune pur fondamentali categorie storiografiche del secolo scorso e al contempo la deriva metodologica indotta dall'applicazione sovrabbondante di quelle categorie maturate nell'ambito socio-antropologico, il cui uso giudizioso ed equilibrato è stato foriero di significativi progressi. A questo riguardo può essere utile soffermare velocemente lo sguardo sugli studi dedicati alla storia politica, suggestionati dall'idea di Lepore, maturata anche nelle riflessioni nel confronto con gli studi d'Oltralpe, come appunto emerge in uno dei saggi pubblicati nel volume, di una storia politica totale, sostenuta da una strategia eclettica che ne promuovesse il rinnovamento proprio attraverso il suo svilupparsi nelle scienze sociali. Restando all'Italia, gli studi sulla politica, sebbene con qualche ritardo rispetto ad altre aree d'Europa, hanno condotto ad un complessivo ripensamento della storia repubblicana. Era Guido Clemente, nel 2013, inserendosi proficuamente nel dibattito, a sottoporre agli studiosi poche intense pagine sulle ragioni culturali, politiche e sociologiche della disaffezione degli studi italiani dalla storia politica, indotta dalla rottura, cito Clemente, della stretta connessione tra politica contemporanea e riflessione sulla politica degli antichi. 4 anni dopo, nel 2017, con un nuovo contributo, Clemente rispondeva all'urgenza di una profonda riflessione sullo stato degli studi, che ne ripercorresse criticamente la storia attraverso la discussione dei presupposti e dei modelli interpretativi sviluppatisi dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Anima il ragionato itinerario dell'autore la continua valutazione dell'appropriatezza del metodo della ricerca, misurata rispetto al modo in cui esso si pone, ancora una volta, nei confronti della fonte antica, da considerarsi nel contesto e nella finalità della sua elaborazione. E sicuramente a tutti viene in mente anche l'atteggiamento invalso in un'ampia parte della bibliografia, per esempio anglosassone, nel rapporto con la fonte storica, in alcuni studi ormai letta e commentata e interpretata in traduzione. L'intento in qualche maniera programmatica dell'intervento di Clemente è espresso anche dalla sede scelta per la sua pubblicazione, Politica Antica, rivista di prassi e cultura politica nel mondo greco e romano, rivista voluta e fondata nel 2011 da Mario Pani con l'intenzione esplicita, cito, di creare uno strumento in più, specifico qui per la prima volta a proposito del mondo antico, per ricerche, documentazione e riflessione che contribuisca a recuperare con le categorie di tempo e spazio la totalità della politica in antico e la percezione che la informava. E mi sembra indicativo l'utilizzo di questa definizione già presente nel maestro Lepore. L'obiettivo di Pani, squisitamente metodologico, era già stato dichiarato da Giuseppe Zecchini in un suo intervento nella discussione promossa ancora dall'Istituto Italiano di Storia Antica nel 2004 e pubblicata nella rivista di studi storici nel 2006 sul noto e pluritradotto volume di Joachim Oelkeskamp del 2004. Lo stesso Pani ribadiva questo indirizzo di metodo in un articolo comparso su Quaderni di Storia dal 2007, Storicizzare la Repubblica, alle prese con i vari turn e retour. Pani invocava significativamente un retour de l'événement con riferimento a Edgar Morin, un'esigenza che a distanza di tempo sembra ora avvertita anche dalla ricerca internazionale, come si coglie da attuali indirizzi in corso della ricerca. In qualche maniera lo stesso Pani, una decina di anni prima, aveva seguito questa prospettiva in un volume che mi permetto di ritenere utile nella bibliografia italiana e non solo, a contenere la lettura complessiva della politica a Roma, cioè la politica in Roma antica, un libro che si impone per l'originalità dello sguardo, in cui sono fatti interagire, e ancora una volta, secondo le indicazioni che leggiamo appunto nelle pagine del maestro Lepore, i fatti storici recepiti nella loro discontinuità e nel loro sviluppo. Si tende lungo questa via a garantire allo studio della politica una profondità storica, un radicamento nei contesti, identità della quale essa è stata talora spossessata in tempi recenti da alcune assolute applicazioni al suo studio di categorie puramente continuistiche, maturate nell'ambito delle scienze antropologiche. Quelle stesse categorie che, quando usate con equilibrio di metodo, hanno rappresentato e continuano a rappresentare una chiave eccezionale di lettura e interpretazione di fenomeni capace di aprire nuove vie.
Sarebbe interessante e proficuo continuare a discutere sulle infinite suggestioni di questo volume, anche al fine di promuovere un nuovo bilancio degli studi, in una fase in cui la ricerca sta mutando la sua facies e si renderebbe necessaria una nuova complessiva riflessione sui suoi itinerari di senso. Ringrazio quindi Dina, professor Canfora, per averci, la professoressa Silvestrini, per averci portato su questa via, in questa giornata, a partire dall'idea di Giulio di discutere di questo volume. Grazie, grazie Elisabetta. Il professor Canfora deve allontanarsi un attimo per un impegno telefonico, ma ci raggiunge, ci torna da noi fra un po'. E io prenderò solo pochi minuti per toccare un tema che ovviamente mi è molto a cuore, ma insomma è tornato più volte nei discorsi già fatti da Marina Silvestrini, da Elisabetta Todisco, cioè appunto il rapporto con le altre fonti, diverse da quelle tradizionalmente utilizzate dagli storici dell'antichità e in particolare quelle archeologiche. Ecco, lui, Ettore Lepore, come è emerso già nei vari interventi, aveva un rapporto intenso con gli archeologi e con le fonti archeologiche, con una viva curiosità per il lavoro degli archeologi. Si è fatto il nome di Georges Vallée in particolare, e di Bruno D'Agostino, certamente, e Dina lo dice chiaramente nella sua introduzione, ripeto perché anche Marina ha ripreso questa frase, appunto, l'interesse verso le innovative aperture della ricerca tra 60 e 70 di un'archeologia pionieristica effettivamente in quegli anni, no? E un'archeologia da campo poco legata al tradizionale modello storico-artistico. Io mi sono sempre chiesto, anche in questi giorni, appunto, riprendendo questo bel libro, e cosa avrebbe pensato Lepore degli sviluppi che poi ha avuto la ricerca archeologica negli ultimi decenni, quelli anche successivi alla sua scomparsa. E ci ripensavo, devo dire, tempo fa, Elisabetta lo ricorderà, trovandomi coinvolto in un dibattito promosso dalla rivista Storica, su alcuni aspetti metodologici che riguardavano appunto il rapporto tra archeologia, storia, a proposito di alcune posizioni molto critiche espresse da un giovane storico greco, Leone Porciani, nei confronti dell'archeologia, attenzione, non di un modo di fare archeologia, che è legittimo evidentemente, ma poi diventato proprio una critica feroce contro l'archeologia. Il suo obiettivo polemico, quello di Porciani, certamente quello di Lepore, era legato ad una certa interpretazione o addirittura la negazione del fenomeno coloniale greco in Occidente. Parliamo dell'VIII, VII secolo a.C. È una negazione che effettivamente ha avuto negli ultimi anni una certa fortuna, soprattutto in alcuni ambienti anglosassoni, che ha in particolare in Robin Osborne uno dei massimi esponenti. Insomma, sostanzialmente, secondo alcuni sostenitori di una visione particolarmente irenica del rapporto tra Grecia e indigeni in Magna Grecia e in Sicilia, la colonizzazione sarebbe stata sostanzialmente un'invenzione tarda, cioè, cito, il prodotto di una proiezione ricostruttiva che già presso i greci di età classica inventò un modello di colonizzazione arcaica organizzata e pianificata sulla base di esperienze successive del V secolo. E poi c'è tutto un discorso, ovviamente, che si viene a sviluppare in posizioni ideologiche postcolonialiste, no? Per cui si è voluto anche legare un po' l'esperienza della colonizzazione antica con quella del colonialismo di età moderna. E quindi si è sferrato un attacco massiccio nei confronti dello stesso uso della parola colonizzazione. Situazioni analoghe, peraltro, tutte le differenze ovviamente, sono riscontrabili anche nel dibattito, appunto, lo dicevo poco fa, sulla romanizzazione. Oppure addirittura per l'età tardoantica,
alla sostituzione delle invasioni barbariche con le teorie della integrazione pacifica, con un processo molto edulcorato di accommodation, nel quadro dell'affermazione di una visione assai continuistica e ottimistica della fine del mondo antico. Per la verità, anche in ambito archeologico ci sono state ovviamente molto forti critiche rispetto a queste tendenze negazioniste, e ci sono posizioni molto rigorose ovviamente sull'uso delle fonti materiali, direi sull'uso delle fonti tout court, come appunto ci ha insegnato Lepore. In realtà sappiamo bene che fonti scritte e fonti materiali costituiscono sistemi di dati indipendenti prodotti da processi sociali diversi. Non possiamo dunque semplicemente mescolare le informazioni provenienti da due serie documentarie distinte, cultura materiale e testi scritti, facendo pericolosissimo, rischiosissimo bricolage. Ma spesso si fa questo. Scrivo, ripeto una cosa detta dal mio maestro Manacorda: gli archeologi conoscono bene l'ansia che suscita in noi la percezione del mare delle fonti scritte, con cui dovremmo misurarci nel momento in cui vogliamo dare un senso e una sponda alle fonti materiali. Ma noi stessi archeologi siamo in grado di capire altrettanto bene, e ancor di più, il panico che può incutere agli storici l'oceano delle fonti archeologiche esistenti e potenziali. Ecco, Lepore non aveva il timore di affrontare l'oceano delle fonti archeologiche, sempre con un rigoroso spirito critico. Qui si è fatto riferimento giustamente a un mostro sacro, Mommsen. Non dimentichiamo che Mommsen però aveva definito scienza degli analfabeti la preistoria, e si era opposto ferocemente, e aveva vinto, a Fiorelli, che aveva istituito la scuola archeologica di Pompei, facendola chiudere, perché riteneva che non servisse quel tipo di approccio e che tutto potesse essere fatto con gli strumenti tradizionali. Certo, lui era un personaggio straordinario. Insomma, Lepore è stato uno storico che sapeva superare i tradizionali confini disciplinari, questa è una lezione ancora oggi attuale, dimostrando appunto una vera curiosità, un vero interesse, non di facciata, nel confronto con altri sistemi di fonti, con altri approcci, con un sincero rispetto verso i vari specialismi. E anche Gabba, appunto, che ricorda, è stato ricordato, tiene una importante commemorazione all'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Ecco, lui sottolinea appunto come anche Gabba è stato uno storico molto attento all'archeologia. E, dicevo ad Elisabetta, una delle cose che io porto nel cuore è una recensione di Gabba al mio primo libro sulla romanizzazione, insomma, di quelle cose che uno si tiene, come dire, cara. Nella memoria, non so, strettissima. Ecco, allora Gabba appunto sottolinea questo che noi oggi chiamiamo multidisciplinarità, interdisciplinarità, che va costruita innanzitutto nella propria testa, non semplicemente. E lui, se pensiamo al suo libro del 62, Ricerche sull'antico Epiro, che è un libro innovativissimo, appunto, è già emblematico nella sua capacità di utilizzare appunto molto anche le fonti archeologiche insieme ad altre. Praticamente erano le uniche disponibili, è vero, cioè quello che diceva prima Marino Silvestrini, cioè lui aveva una filologia totale, una capacità di usare le fonti che ci sono per poter ricostruire la storia del passato e non so, ma poi ha avuto fatto importanti studi su Pompei, su Ercolano, su Napoli. Il suo interesse per l'economia antica, peraltro, non poteva prescindere dall'uso anche delle fonti
materiale. E mentre voi parlavate, non l'avevo previsto, ma mi è ritornato a mente, Dina, una cosa che poi sono quelle che ora non ricordo in quale dibattito al convegno di Magna Grecia e confrontandosi con chi, ma era un collega francese, quindi dico un nome a caso e cerco di imitare Ettore, può darsi Michel, perché secondo me, perché infatti io mi ricordo appunto Michel e cerco di imitare, non riuscendoci, il francese napoletano di Ettore Lebre. Ah, e diceva, dopo lui ha ascoltato tutta la cosa, si alza e dice, Monsieur Michel, mais si cette nouvelle méthode n'apporte rien de nouveau, à quoi sert? E lì giù un applauso, perché una delle grandi lezioni di Lepore era grande curiosità, grande interesse, ma non il luoghismo a tutti i costi. Insomma, mi sembra che già questa sia una lezione da tenere presente. Grazie. Francese napoletano, mi hai fatto venire in mente tante cose. Allora, io direi che possiamo appunto dare la parola a Dina. Non so se prima ancora di dare la parola a Dina ci sono eventualmente domande, interventi dei dottorandi. Io li avevo preannunciato i dottorandi che oggi sarebbe stata una giornata un po' particolare. Io mi auguro che loro ne colgano tutto lì, diciamo, l'utilità e gli stimoli, ma ci sono anche molti altri colleghi. Non so se il preside Tateo eventualmente vuole dire qualcosa. Ho visto anche Francesca Lamberti, insomma, ci sono parecchi colleghi in sala. Massimo, se vuole intervenire. Se non ci sono richieste, interventi, allora Dina, forse potresti prendere tu il compito di... Io non ho preparato l'intervento, no. Anche perché ho solamente scritto tante, ma non, per la verità vorrei evitare di parlare della vita. Mi farò un intervento, forse un po' rapsodico, ma vorrei proprio partire da questa, per poi insomma ricominciare in maniera più formale, una serie di cose, da questa ultima provocazione così bella, di così naturale, di Giulio. Lepore urlava in continuazione contro il metodo combinatorio. Lui che è stato uno di quelli che appunto diciamo, io c'ho qui un appunto per caso, perché per la verità poi non è finito il spunto, ed è una, come si dice, un riassunto, perché non ha mai pubblicato, ahimè, questa cosa, di una sua relazione fatta ad un convegno di studi storici del 72, che ancora riesco a ricordare, ero ragazza, allora cominciavo, diciamo, a lavorare all'università. E in questo riassunto la relazione era rapporti interdisciplinari, rapporti interdisciplinari vecchi e nuovi nel campo della storia antica, una relazione dottissima di cui non compare nulla nel riassunto, che è stato fatto in una pagina perché era molto vecchia. Io ho degli appunti che conservo con molta voce, vuole insomma anche io un'altra cosa di gamba nel cuore, ma questa di Lepore proprio è rimasta, diciamo, non so se ne farò mai nulla, ma insomma non credo. E questa cosa, diciamo, questo riassunto però è ricordato invece la parte più organica che io abbia più o meno sentito nella sua, nel suo metodo storico, che lui in realtà cita in diversi saggi, ma non arriva mai, diciamo, ovviamente a sistematizzare, perché era, come si dice, era naturale, io dire, non era un... E che continuamente in quel magistero orale di cui ha parlato Jean Andreau nel suo intervento, forse proprio alla introduzione, alla presentazione del volume che abbiamo fatto il giorno prima, più che nel convegno,
Vabbè, insomma, comunque sono stati molto vicini. E Jean Andreu ha molto sottolineato questo. Jean Andreu è stato da giovane, dice lui, allievo di Lepore e poi suo amico. In realtà, non ricordo già il suo amico, diciamo, una persona di una sensibilità unica e che con Lepore appunto si capiva profondamente. Lui scrive, e questo è il riassunto che hanno pubblicato, è stato questo. È l'intervento, secondo me, più organico su un punto centrale che è quello della filologia totale. Soffermandosi sui vari tipi di apporto, dei quali, per la carenza di fonti scritte per l'antichità, lo studioso dell'antico deve tenere conto, deve, sempre più affinando le sue capacità di ricerca, divenendo, così diceva, e noi eravamo tutti quanti naturalmente molto orgogliosi di questa cosa, tra gli storici il più sofisticato analista. Vedo i colleghi di contemporanei ci guardavano, indugiava sui rapporti interdisciplinari tra storia, antiquaria, filologia, storiografia, antropologia, etnografia, sviluppando in particolare il tema del contributo di quelle che definiva discipline storiche con statuti peculiari dell'archeologia, che si stava solo da poco avviando allo studio della storia e della tipologia degli interventi umani sul territorio, della epigrafia, della numismatica, della linguistica, del diritto antico, per porre accento sui contributi dell'antropologia e discutere infine, questo ritorna in alcuni dei saggi qui, il più complicato rapporto della sociologia con la storia. Questa, diciamo, è sintetica questa cosa, ma veramente nelle lezioni che lui ha fatto, credo che sia passata in qualche modo negli studenti che lo hanno seguito. Io sono tra i primi. Lepore ha insegnato a Napoli storia romana dal 64. Io sono entrata all'università nel 65, 60, insomma, quindi praticamente siamo. No, esagero, mi sono maturata nel 66, quindi, diciamo l'anno dopo, 66-67, e poi ho seguito il suo lavoro sempre, ma una delle cose che metteva in evidenza era che le discipline erano discipline storiche, non ancelle come si vedeva, diciamo, da parte di qualcuno. E io ricordo anche, diciamo, alcuni conflitti con dei colleghi che volevano mettere la storia al primo anno e poi dopo materie come appunto le antichità, eccetera. Diceva Lepore, non ha proprio senso una cosa del genere, perché in realtà la storia è il momento, in qualche modo, di elaborazione complessiva di tutta una serie di discipline, a loro volta storiche, ma con statuti peculiari, perché non è possibile, chiaramente. L'epigrafia ha una sua scienza, ha un suo statuto peculiare, l'archeologia maggior ragione, insomma, non sono ancelle della storia, sono discipline storiche, ma che hanno e devono essere capite all'interno, se no facciamo, se mi si sono, alcune cose che sono nell'archeologia contemporanea un po' pericolose, come sulla storia di Roma arcaica, dove si recuperano attraverso le fonti addirittura il percorso che aveva fatto Ascanio dal Balonga a Roma. Insomma, questo non c'entra, ecco, diciamo, è una polemica. Il metodo combinatorio, che è quello appunto che prende un pezzo di testo, l'epigrafe di Valesiausio Pomponio Satrico, dice: ah, dunque quello è il Valerio Publicola di Roma, ma chi lo dice? Esiste un Valesiosio Pomponio Satrico a Satrico in quel momento, con quella funzione, ma non è necessariamente lo stesso, o almeno niente ci autorizza a dire che è la stessa persona. Anche se coincidono in qualche maniera il periodo storico, l'area che è quella laziale, e questo è importante perché altrimenti i risultati, bisogna cominciare, bisogna pensare per differenza. Questo Lepore ce lo ha insegnato in tutte le maniere. Pensare per differenza e dubitare. Una delle cose che lui attribuisce a Finlay,
e che naturalmente va attribuita anche a lui stesso, ci ha insegnato così bene a dubitare. Non c'è la possibilità di creare storia senza, diciamo, partire da presupposti. Naturalmente sono difficili, non sempre si realizzano. Cioè noi molte volte ci illudiamo, insomma, io a sentire Canfora stamattina, veramente il livello mi sembrava di sentire le lezioni del nostro maestro, è andato un po' decadendo la scuola di Evo, cioè voglio dire, è molto difficile mantenere un livello come quello. Anche se lui non si è mai, per la verità, come si dice, fatto maestro di niente. Una delle cose che mi è molto piaciuta della tua introduzione, quando tu hai ricordato l'interesse che lui aveva per le opinioni degli altri. Guardate, io dicevo sempre, ma lei rende intelligente anche una frase sconsiderata detta così. Ma perché a lui non interessava chi la diceva. Gli interessava capire quello che era il concetto che era sotto, diciamo, la frase, e a quel punto ne valorizzava, se doveva valorizzarne, secondo lui, quello che era il valore, insomma. E quindi spesso appariva intelligente anche qualcuno che probabilmente in realtà non lo era. Io capivo molto bene questa, no? Perché mi si consenta, così spezziamo tutta questa, come si dice, solennità della cosa. Mio marito era lo stesso, io facevo, basta, penso, non è possibile, mi si rovina tutto. Perché trovare effettivamente significa metterti in contatto con un altro tipo. E guardate, la didattica che lui aveva inventato, di cui io parlo nel libro, ma che oggi credo che non sia più possibile fare. Io ci ho provato, perché poi alla fine l'ho seguito per tanti anni, cioè 20 anni di lavoro insieme, ti cambiano per quanto uno, diciamo, anche perché era un rapporto molto coinvolgente, perché ci costringeva a seguire il suo corso, a elaborare il suo corso, a viverlo, insomma, in maniera, cioè non è che gli facevamo semplicemente un'opera di appoggio o di sostanza, ma all'interno del suo corso preparavamo gli studenti, era una sorta di intermediazione che non poteva più esistere nel momento del racconto, perché a partire da un certo momento i ragazzi dovevano spiegare quella ricerca che avevano fatto e le conclusioni a cui erano arrivati, e parlavano loro. Per, guardate, 2 trimestri, cioè non una piccola cosa. Oggi non si può più fare, perché oramai siamo ai trimestri dei semestri, quindi vabbè, è impossibile. Però quello che a me colpiva, diciamo, era la faccia dei ragazzi, gli occhi, davanti alla soluzione che non avevano trovato, o la possibilità di un ulteriore passo rispetto o alla valorizzazione di quello che loro avevano trovato. Faceva la stessa cosa che faceva i convegni di Magna Grecia. Prendeva gli stessi appunti. Io spero di trovarli nel grande materiale che la famiglia ci ha lasciato, perché effettivamente erano. Ma il nome dello studente messo come quello del professore che sta facendo la relazione, una cosa veramente favolosa. Insomma, non. Allora io su questo adesso mi fermo un momento e ritorno alla parte seria, diciamo, se è finito, alla parte più formale. Io sono molto contenta di questa presentazione del volume di Lepore a Bari. E ringrazio Marina e Giulio che lo hanno reso possibile, insomma, come cosa, ovviamente. E poi soprattutto ringrazio chi si è fatto carico di preparare, di leggersi il libro e Certo. così la presentazione. Sapete perché sono contenta? Sono contenta non solo perché Lepore ha insegnato a Bari, questo sarebbe già un modo sufficiente, diciamo, già un problema, si dice, importante. Ha insegnato a Bari, è diventato ordinario quando era a Bari, ed era molto giovane, perché ha insegnato a Bari le cose del 24, quindi fatevi conto, ha insegnato dal 57 al 65, credo, insomma, più o meno, e poi è tornato a Napoli, forse ancora al 66 faceva un Sì. corso a Bari. Ma per uno dei motivi che
Sì, poi dopo lo vediamo, un secondo quello. Nel l'articolo che lui porta, diciamo, mette a, si dice, a introduzione del volume, che era stampato, diciamo, un articolo che era stato pubblicato di una rivista di politica culturale, insomma, diciamo, si chiama Itinerario, che è difficilissima da trovare, ovviamente, oramai, per chi non, e alla quale lui non aveva neanche dato, per la verità, troppa pubblicizzazione. Alcuni di questi articoli non sapevo neanche io che li avesse scritti. Perché Lepore? Siamo diventati matti a fare la bibliografia dopo la morte di Lepore. Perché non, io non era ordinato, quindi io ho preso lui, di cui faccio una fatica tremenda poi a ricombinare tutto, ma non aveva, diciamo, e soprattutto scriveva, cioè lavorava lui, ma non necessariamente, cioè non ha mai fatto né il padre padrone né il maestro autoritario. E in questo articoletto, alta divulgazione, ma il capitale dell'antica storia, già dal titolo si capisce qual è il riferimento, ed è veramente bello. Io concludo, diciamo, la mia introduzione dicendo andatevelo a leggere, perché ha qualcosa di particolare e comincia, vi leggo solo l'inizio e poi un'altra cosa. Ripensare 40 anni di cultura storiografica e lavoro storico nel Mezzogiorno, stiamo attenti, non è impresa facile, specialmente per lo storico dell'antichità, anche se la sua operosità scientifica ha fin dall'inizio investito il rapporto tra le genti dell'Italia meridionale e civiltà e strutture greche e romane nel mondo antico. L'articolo è stato scritto nel 1987. Parte dal, come si chiama, dalla sua tesi di laurea, insomma, in sostanza. Ma quello che colpisce, diciamo, per cui sono contenta di farla qui, è che partendo dall'Università di Napoli, dalla sua esperienza immediatamente, subito dopo la guerra, lui si è laureato negli anni immediatamente successivi, credo, con Pugliese Carratelli, perché in realtà la tesi gliel'aveva data Pareti. Pareti aveva vissuto l'avventura di cui parlava Marina prima, rimanendo al nord durante l'occupazione nazista, e quindi non so se abbia detto mai alla Repubblica di Salò, questo resta uno dei misteri. No, è uno dei misteri in qualche modo, perché c'è una memoria, un visto di difesa di Pareti, perché lui è stato poi riammesso all'università, quindi probabilmente, diciamo, lui sosteneva di essere ammalato, eccetera, quindi questo, meglio si nasconde. Vabbè, insomma, è una storia complicata, come si dice. E poi passa a discutere della cultura storica del Mezzogiorno e in questa cosa delle università, tra cui cita l'Università di Bari. Parla naturalmente dell'Istituto Italiano di Studi Storici. Dell'Istituto Italiano di Studi Storici del Croce, che è uno dei leitmotiv di questo volume, al quale noi dobbiamo essere grati se la pubblicazione è stata possibile, perché altrimenti, certo, diciamo, sarebbe rimasta lì. E tra l'altro occupa quasi lo stesso posto della nuova collana di saggi del Croce rispetto alla vecchia collana dove è pubblicato il Princeps. Mi ha molto, sì, o il quinto o il sesto, non so come siamo lì. E allora le pagine che dedica a Bari, dopo aver parlato appunto dei convegni di Magna Grecia, perché anche quelli sono evidentemente stati importanti, con le riviste che erano uscite, qui cita Nord e Sud, cronache meridionali, erano riviste moderne, ma sul Mezzogiorno. Quindi il tema è tutto quanto centrato sull'attività storiografica, diciamo, sul Mezzogiorno, ma non è solo il ruolo della storia antica. E quindi non può che citare, se non citare appunto i convegni di Magna Grecia, che dal 1000,
1961 erano nati, che si svolgevano e da allora continuano a svolgersi a Taranto, diciamo, ogni anno. Naturalmente, ritornando praticamente, rivoltando ancora una volta su uno dei motivi del libro che ha dato Momigliano, quell'intervento suo sulla prospettiva storica, in cui parlando della, come si dice, della società, alla Società degli Storici Italiani per una prospettiva sulla storia greca, che era avvenuta in Italia una rivoluzione negli studi di storia antica, proprio perché con la tradizione di Paolo Orsi e di Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani alle spalle, la giovane generazione si era data ad una sistematica reinterpretazione della storia, in specie della storia sociale, della Magna Grecia e della Sicilia, e poi l'ultima. Non solo a Napoli, ci sono altri riferimenti che lui sa, sì, certo, oltre all'Istituto degli Studi Storici, a una serie di suoi rapporti, non è solo a Napoli, in verità, che certe importanti consuetudini ed esperienze di lavoro si sono formate. I quasi 10 anni tra il 57 e il 66 hanno rappresentato, per chi abbia iniziato e continuato l'insegnamento di storia antica, ma non solo di questa disciplina, alla Università di Bari, una preziosa e singolare temperie. Qui abbiamo ma credo che ce ne siano forse in pubblico altri. A quella facoltà di lettere si era venuto, l'ha letta forse Marina prima, un affiatato amalgama di filologi i più diversi e di storici, anche della filosofia e delle letterature italiana e straniere, o dell'arte antica e moderna, o della religione o del cristianesimo, che ha dato frutti importanti non solo per la regione pugliese, ma per il mezzogiorno tutto. E poi continua con appunto tutta una serie di, anche quel rapporto, diciamo, privato, momentaneo, certo, della cosa che... Ma insiste sempre anche sulle altre università del mezzogiorno. Questo vivace scambio senza egemonia e imperialismi accademici tra Napoli e le università meridionali, Bari e Lecce soprattutto, ma in anni più recenti credo che avesse, quando scrive questo, già partecipato al convegno a Lecce, suo, che è stato poi pubblicato su Opus dello 71. Mm-hmm. Ma in anni più recenti anche quella di Calabria e poi ora di Basilicata, è un'esperienza che andrebbe conservata e sempre tenuta viva dalle più giovani generazioni, talvolta troppo attaccate o desiderose di rapido ritorno al luogo nativo, affiancandola alla formazione fuori d'Italia, a contatto con università e centri scientifici italiani e stranieri. Questa, naturalmente, dirò una cosa dopo, però vorrei, cioè, ricordo che quello della mia prima lezione, direi, però io sono finito a studiare, sto anche volendo fare tutt'altro, diciamo, nella mia. Proprio questa mentalità così libera da ogni etnocentrismo classicistico, non so come dire, questa sua capacità di prospettare una cultura che fosse ampia, fosse, diciamo, aperta ad ogni tipo di suggestione, partendo dalla storia antica, ma non limitandola alla storia antica, è quello che mi ha fatto poi decidere, tutto sommato, di scegliere. Non è riuscito esattamente al meglio, ma insomma ho fatto quello che potevo. Ecco, la cosa interessante, diciamo, di questo breve saggio è sulla chiusa, tra l'altro. Oltre a questa, la chiusa è una chiusa ottimistica. L'Evore era sostanzialmente, non saprei dire se fosse, come tutti i napoletani, in realtà aveva una forma di pessimismo volontario per evitare qualcosa, però da un punto di vista invece della ricerca, da un punto di vista della ricerca era un ottimista. Lui scrive qui: la cultura storiografica meridionale si è venuta in questi 40 anni sprovincializzata, e non è forse pure illusione e auspicio impegnato di chi scrive, auspicio impegnato perché ci ha lavorato, che essa vada riacquistando quella dimensione e coscienza politica appunto europea che in età illuministica l'aveva già vista a pieno diritto
nella circolazione internazionale delle idee e della produzione intellettuale. Anche per lo storico antico, e poi mi fermo, il lavoro storico ha trovato ormai i suoi moderni concetti e fondamenti nel Mezzogiorno stesso, e dal Mezzogiorno può permettersi occasioni di aperto dialogo e confronto, mai subalterno. È una bella affermazione che, per la verità, diciamo, non so, questo ottimismo oggi io forse non riesco a vederlo tutto, ma in ogni caso, siccome lei vuole, ha avuto molto spesso ragione su molte cose, può darsi che la gioia alla fine si illumini attorno. Certo, diciamo, questo saggio che lui, appunto, se no sarebbe rimasto in una qualche centro, diciamo, di stampa periodica, insomma, come si chiama, no? Emeroteca, insomma, no? Un'emeroteca, diciamo, perché questa rivista Itinerario è stata pubblicata, credo, dall'87 al 90, forse, non credo che sia andata oltre, insomma, cioè, forse dall'85. Ah, insomma, comunque, è un saggio molto bello, in cui c'ha una consapevolezza, ed è uno dei pochi autobiografici di Lepore, ed ha una, come si dice, che vi propone a introduzione di questo, diciamo, di questo volume, che nasce da quel fogliettino che qua vedete grande, ma che piccolo piccolo per la verità, e questo mi ingrandito, che io ho trovato consultando appunto il testo che citava il sorvettato di Scoprica, che avevamo, mi ricordo, consultato insieme per organizzare il programma dell'anno in cui, che lui non ha potuto poi fare, quello dell'89-90, in cui l'ho sostituito io. Perché Lepore è morto nei due mesi, cioè si è ammalato ed è morto nei due mesi di occupazione della facoltà di lettere da parte del Movimento della Pantera allora, e io ho trovato molti studenti che venivano dalla provincia, che non sapevano della sua morte, con i quaderni aperti alla pagina, diciamo, che lui aveva lasciato di storia della storiografia, si sono trovati davanti me, che non ho fatto altro, non mi ricordo nulla di quella lezione, che non ho fatto altro che piangere. Cioè, proprio è stata una cosa, perché naturalmente mi sono dovuta inventare rapidamente un corso e ho utilizzato il princeps ciceroniano, naturalmente sbattendo la testa contro le difficoltà del princeps ciceroniano. Quindi questo, per questo la presentazione a Bari, tra l'altro veramente la presenza di Luciano da questo punto di vista mi fa un grande piacere, perché lui è stato appunto il primo, se non il primo tra due, diciamo, perché Mario Pani credo sia arrivato appena dopo, non sono certissima. Stesso giorno. Ah, nello stesso giorno. Ecco, invece io ho sempre, come si chiama, e Mario Pani è stato, diciamo, forse appunto alla sua memoria possiamo anche dedicare questa presentazione. Mi ricordo quando ci si sentiva per telefono, dicevo, quando parlo con te mi pare di risentire. Io ho sentito parlare adesso, come si dice, perdonatemi l'età, oramai mi fa velo. Mi sembrava di sentire Lepore. Mi sembrava di sentire Lepore, cioè di sentire qualche cosa di, sì, come si dice? Di familiare. Di familiare. È incredibile come queste cose. Quindi questo è stato veramente, diciamo, e trovando questo appunto, e per la verità non ho lavorato subito, anche perché l'appunto è indicativo, non è un appunto di quelli in cui tu trovavi, non so, il titolo è così, vai a vedere qual era la relazione al convegno di Arezzo. Guardate, sembra ridicolo, ma una relazione al convegno di Arezzo, ci sono arrivata un giro lunghissimo. E perché nel libro non c'era scritto che era stata fatta al convegno di Arezzo, non risultava da nessuna parte, c'era una nota, ci sono arrivato attraverso Manacorda, facendo un giro, Manacorda l'altro, il modernista, ecco, gli aveva fatto, non mi ricordo qualcosa, diciamo, e io ci arrivo leggendo il libro, ma forse allora, e alla fine era così, vabbè. Ed è una relazione tra l'altro importante, perché è quella praticamente dalla aiuto,
in qualche modo, diciamo, centrale di questa, cosa. La difficoltà di questa, questa messa insieme è dipesa anche dal fatto che, appunto, non tutte le cose ci sono. Perché lui a un certo punto lì mette le due relazioni di Marburgo, di cui una soltanto era di Marburgo, l'altra è stata fatta a Pavia, e si è stata fatta nel 69, giusto nel settembre del 69, ma non è mai stata pubblicata perché non aveva evidentemente lasciato un manoscritto o un filo scritto. E in questa, della pubblicazione degli atti che sono stati curati da Gamba e da Crist, credo, diciamo, le precisazioni sono nel testo, nell'introduzione. Non pretendetele da me a quest'ora della mattinata. Non è mai, diciamo, stata pubblicata. E Gamba, nella introduzione agli atti del volume, cita esplicitamente questa relazione su De Ruggiero, di cui parla con toni molto, come si dice, di ammirazione, perché era una, e questo, Marina parlava di Ruggiero, è una delle, delle cose importanti, diciamo, non, che non sono qui, vedere se riesco a ricordare meglio questo particolare, perché un attimo, purtroppo cosa si dice, il saggio su Gramsci, tra l'altro non sapevo nulla di questo saggio, per trovarlo ci ho voluto un po' di impresa, ma è un bel saggio, è un saggio importante, è un saggio importante anche se sembra buttato lì, perché si tratta di un volumetto, questo che era uscito su Città Nuova nel momento dell'anniversario, perché era nell'87 esattamente, per i 50 anni. Ma non c'è neanche una presentazione generale, ci sono dei saggi, diciamo, più generali, e poi questi interventi messi uno dietro l'altro, per cui non è esattamente facilissimo. Questo saggio su De Ruggiero, non, come si dice, Vabbè, ma se non riesci a trovare. No, vabbè, ci passo sopra, sono un disastro. Il saggio, diciamo, forse me l'avevo segnata pure la pagina. Vabbè. Ma niente. Abbiamo dovuto mettere, diciamo, e la scelta appunto che Luisa poi istituto di studi storici, quello che Lepore, cioè il titolo lì, la storia antica nella cultura storica italiana, le due relazioni di Marburgo, a un certo punto c'è togliendo De Ruggiero. Allora, la storia antica, togliendo solo De Ruggiero, sì. Lui avrebbe messo, diciamo, utilizzando la relazione di Salzburgo, e in cui tra l'altro si interrogava per la verità sul ruolo, per questo messo insieme a Bonghi dopo, eccetera, sul ruolo che avrebbe avuto appunto anche nel rapporto tra la presenza, la storiografia nazionale, cioè tra la presenza, l'incentivo, diciamo, alla storia, alla struttura, diciamo, nazionale, e il ruolo appunto di De Ruggiero. Gamba scrive, diciamo, in questa introduzione, che era un intervento veramente notevole, che non abbiamo trovato da nessuna parte. Ci siano appunti da qualche parte, vedremo, ma è un po' difficile come. E quindi praticamente
cercando di evitare di sovrascrivere quello che pensavo in questo testo. Poi in realtà ho sovrascritto, e questo poi mi dispiace, ma non sono riuscita a, come si dice, a fermarmi. Ho pubblicato esattamente solo quello che riesce a pubblicare, senza, diciamo, solo le cose scritte, perché Lepore, come ricordava Elisabetta prima, non voleva assolutamente che si pubblicassero, cioè aveva proprio una sorta di... Gli inediti pubblicati sono una cosa, gli inediti o comunque dati per pubblicazioni che poi non si sono verificate, certo. Ma le considerazioni su testi, visto che lui scriveva tanto, io aveva tanti appunti, in realtà, e tra l'altro era anche molto parco nello scrivere e nel farci scrivere, ha bloccato molte volte, cioè, ma questa è una messa a punto, in realtà ci sta poco di nuovo, oppure bisogna scrivere soltanto quando si dice veramente qualcosa di nuovo. Se applicasse oggi, questa teoria, credo che sparirebbero molte biblioteche. Sarebbe una fortuna, questo non lo posso dire, se no poveretti, dai. Ma certo, non c'è dubbio, insomma, su questo, per carità. Ed è una... E quindi, naturalmente, quando io volevo fargli scrivere in maniera più decente, perché allora non c'era ancora il computer, queste pagine di storia della storiografia che lui anno per anno riciclava, cioè riguardava, se le riportava, oramai erano tutte quante mezze tagliate, mezze cose, eccetera, poi rielaborava a seconda della classe che si trovava a fianco, perché naturalmente tu non puoi insegnare senza conoscere le persone che c'hai davanti, altrimenti non fa insegnamento, fa chiacchiere, cioè dico chiacchiere perché in realtà non tutti sono come Lepore, che approfitta anche chi capisce quello che c'è sotto e non solo il discorso, cioè, diventa difficilissimo veramente. E quindi praticamente lui mi rispose, dice Lina, no, non c'è bisogno, non c'è, mi mandi a leggere le pagine di Momiano, professore, ma mi mando a leggere le pagine di Momiano molto volentieri, ma lei ha già fatto un lavoro di estrazione, di sintesi, per quale cavolo di motivo non vuole facilitare gli studenti, che glielo chiedono, se no tutta questa cosa va dispersa. Io ho fatto solo quello, cioè questa modestia. E io credo che anche la forma del suo, come si dice, del suo metodo, scusatemi, della sua attività di, come diceva Marina, maieutica, il suo ricorso al magistero orale fosse una tolta, anche questa, tutto sommato di modestia, perché offriva tutto quello che lui aveva e pensava, ma senza imporlo, e mettendolo però a disposizione, a frutto di tutti. È stato da questo punto di vista, io certo, diciamo, guardate, mi muovo, ho cercato di farlo il meno possibile, di essere il più possibile obiettivo e un po' distante nell'introduzione, ma ovviamente uno ci ricasca sempre, che si muove in quello spazio, per dirla ad un uomo, quello degli imperi, tra storia e memoria. È uno spazio crepuscolare un po' pericoloso, insomma, in qualche modo, perché ci rientrano anche i ricordi personali da cui non si riesce a sparire. E quindi, diciamo, ho cercato di farlo nei limiti in cui la parte iniziale, che è l'introduzione sulla sua figura, che concludo tra l'altro con una citazione proprio di Canfora, che mi è molto piaciuta, sulla indipendenza intellettuale di Lepore, quella che tu hai fatto nella citazione al manifesto, nella Tunisia, che è bellissima, perché veramente fotografa un'indipendenza che lui attribuisce tra l'altro a Finlay in varie cose, quell'opera che lui ha scritto su Ciccotti e su Ferrero, eccetera. In qualche maniera Ciccotti è un personaggio positivo nella sua relazione, proprio perché impegnato politicamente anche, questa è una delle cose che Lepore ha sempre molto
tenuto presente, ma politicamente non perché ci sia un partito, politicamente, diciamo, civilmente, come dice Bernardo, un historienne au servizio della scrittura. Il mio francese è molto leporiano. Mi ricorderò una volta arrivo, non trovavo la stanza, diciamo, dove stavano facendo la redazione, quando sento una voce, come si chiama? Sono il parlo il magnetofono. Mi venuto in mente il tuo nome d'arte francese, ho trovato il posto, diciamo, dove no. Personaggio straordinario da questo punto di vista e da molti altri. Sì, volevo soltanto dire una, se mi è possibile. Sì, sì. Non voglio, diciamo, andare troppo perché altrimenti, però mi ha molto. Allora, l'unica ammenda che faccio è quella di avere scritto una terza parte, perché le ragioni della pubblicazione ovviamente dovevo farlo per forza. Diciamo, e credo di essere stata il più possibile, diciamo, ampia e chiara, perché non è veramente è criptico, insomma, per molti aspetti. Quel famoso saggio che vi citavo adesso, quello del convegno di Arezzo, mm-hmm. è uno dei saggi centrali di questo libro, ed è quello sulla storia economica, che è stato, diciamo, pubblicato nell'89. Alla fine dell'89, che io non credo che lui abbia mai visto, perché l'Epore è morto tra la fine di gennaio, si è ammalato, è andato via, ha fatto l'ultima lezione il 24 gennaio, il 24 marzo si è riaperta l'università. E questo saggio sulla storia economica, che io invito gli studenti di soprattutto di archeologia ad andarsi a guardare, è c'ha degli aspetti anche autobiografici. Marina ricordava la dedica a Finlay e a Momigliano, amici e maestri, maestri e amici, che sono poi le due personalità con le quali, diciamo, continuamente sono i figli, diciamo, che tessono queste lezioni. Ma quel saggio è veramente in parte anche autobiografico, in cui appunto ricorda come lui ha preso parte a questa attività, diciamo, della ricognizione degli studi storici. Eccolo qui. Fa riferimento alla famosa prospettiva 67. Da quel momento io avevo una relazione in quel convegno, è il convegno Città e Territorio nella Magna Grecia. E da quel momento, nel 67, e da quel momento effettivamente ho finito per contribuire con altri colleghi a impiantare un'analisi economica sociale che nella pionieristica tradizione archeologica italiana inseriva i fermenti nuovi, nostrani o no, sempre questa attenzione all'ampio, riguardanti la storia antica. E poi continua, insomma, si domanda per quale motivo. Tra l'altro citando, questa è una delle cose che mi restano sospese, ma poi ti chiederò lui, perché Santo Mazzarino lui lo cita abbastanza poco. Anche se naturalmente ci sono tutta una serie di relazioni con la storia economica, e molte pagine, eccetera. Però poi accosta il pensiero storico classico al saggio di Finlay, un freezing di classics, scongelare i classici, e è un articoletto breve sul supplemento del Times. Mi pare un po' riduttivo, ma vorrei capirlo un po', ma sai che dopo insomma, no, pensiero avevamo serenità. Perché un ottimo. Lui amava molto, questo lo ricordo, diciamo, proprio fece sostituire, noi avevamo come testo di base Mazzarino, che io ho adorato. Giannelli, vabbè, oramai era vecchio, non lo facevamo più, non lo usavamo più, però Mazzarino, Calderone lo aveva rimesso, diciamo, aveva messo in erano legatissimi, no? Ecco, per la parte sull'impero romano, e quindi c'era questo volume che io ho amato molto. Anche perché, come si chiama, ha riconciliato mio marito con la storia antica, perché era magistrato, faceva un altro mestiere.
lei pure me lo fece cancellare, ma che ci mettiamo? Perché poi non è che dobbiamo tornare a che cosa? Levi Meloni, insomma, non riesco a come sia. No, ci metta Passerini. A un certo punto, dopo la prima volta, ho detto, ragazzi, non capiscono niente, non scherziamo. Insomma, è vero che sul secondo secolo Mazzarino dice, il problema è solo quello della Chiesa, dei rapporti con il mondo, diciamo, avrebbe avuto. Non è un manuale. Non è un manuale, esattamente, però è un libro geniale. Ecco, esattamente. E lui invece amava moltissimo, veramente con Migliano per lui. L'ultima cosa che dico, perché se no Giulio mi picchia, ho capito, i ragazzi non ce la sanno. No, sono molte le cose che ho imparato, tra l'altro, stamattina, veramente vi ringrazio tantissimo proprio di tutta una serie di cose, mi sarebbe piaciuto intervenire sul problema appunto tra storia e storiografia, diciamo, tutto il percorso che hai seguito da Droysen. Ma insomma, non, due cose. Uno, l'importanza che ha avuto per l'Ecore, per la sua formazione, l'Istituto Croce. L'Istituto Croce che però non è stato semplicemente, diciamo, il punto di partenza, è stato un punto di arrivo, perché in realtà lui è finito all'Istituto Croce, su spinta di Omodeo e di, che era allora rettore dell'università dopo il 43, dopo la, praticamente il giornale di Napoli, insomma, non si era aperta l'università, e di Pugliese Carratelli che aveva fatto, che aveva, diciamo, e nella fine della sua vita, mentre io sono stata allieva dell'Istituto Croce, proprio quando Pugliese Carratelli era il nome brevissimo, che scherzava dicendo che io ero una nipotina perché ero l'allieva di un suo allievo, ecco. E mi ricordo che lui e Mele che avevano avuto evidentemente dei problemi, forse accademici, non so, non ho mai approfondito la cosa. Ritacchiamo un po', penso, nelle ultime pagine che lui ha scritto, che sono autobiografiche, perché una è un'intervista fatta in un volume della Essa Romeo, la moglie di Romeo, dello storico, che ha raccolto in la scuola di Croce interviste con gli studiosi che avevano frequentato, diciamo, l'istituto nei primi 10 anni, grosso modo, dell'istituto, che sono praticamente l'intelligenza italiana storica, insomma, storica antica, moderna, contemporanea, insomma. E in questa parte lui attribuisce una grande importanza proprio a questa sua frequentazione e all'insegnamento di Pugliese Carratelli. Perché pur riconoscendo l'importanza che ha avuto nella sua formazione Pareti e il solido empirismo di Pareti, che lui per la verità non ha mai sconosciuto, anzi, anche qui c'è un ritratto di Pareti che è il secondo ritratto che l'Ecore fa, ce ne sono due. Ce n'è un primo che è più vicino nel tempo alla scomparsa di Pareti e che è molto emotivo, diciamo, e ancora c'è una partecipazione umana, per cui Clemente parla di Pietas, del maestro, anche Gabba. Gabba parla di Pietas, in realtà, diciamo, invece è proprio una presenza fondante nella sua metodologia, nella sua struttura filologica, diciamo, di ricerca di base, insomma. E lui, la solida empiria, una delle definizioni. Ma poi l'intervento, diciamo, di Pugliese Carratelli e del crocianesimo, in qualche maniera, di Pugliese, che lo ha cambiato in qualche modo, lo ha modificato. Naturalmente l'Ecore sono state molte, come si dice, quindi la storia è complicata, non la facciamo davanti ai ragazzi, non se lo vanno più a leggere, ma è importante, diciamo, questa sua presenza, che lui ha continuato poi, anche come docente, dopo, che la verità poi la morte ha interrotto questo rapporto, quando l'istituto si è ristrutturato
e dal 68, dal 68, è andata dall'86, ha creato un gruppo di docenti che creavano più che di corpo accademico, anche di organizzatore, diciamo, di consiglio della scuola, in cui c'era anche lui, c'era il capo, c'era il direttore, c'era insomma, perché poi più delle volte teneva, no? E l'ultimo suo posto, che non ha fatto in tempo a pronunciare lì, era tra storia e storiografia. Non tra storia antica e moderna, che significa un'altra cosa, probabilmente, ma che comunque saggi di storia della storiografia, come vedete, è cancellato. Io non ho, però, ho voluto metterlo lo stesso, ma lui lo aveva cancellato. Cioè, questa paginetta è stata molto, molto più volte tormentata. Tra l'altro, non se n'era accorto nessuno, anche se dietro era stata timbrata dalla giovane collega che aveva fatto l'inventario. Ed era veramente, sarebbe stato un peccato fosse andata persa. L'invito, detto, diciamo, per tornare un po' a quello che chiedeva di Giulio, c'è un saggio qui che è molto importante anche per, secondo me, diciamo, gli archeologi, visto che voi siete un dottorato di archeologia, ed è un saggio che in realtà lì impropriamente è messo come terzo convegno internazionale di studi storici. Mi ha costituito un impazzimento per andare a capire cos'era. In realtà è il testo sul mutamento sociale di società antiche a contatto, problemi storiografici e metodologici, che io conoscevo bene perché, diciamo, ne avevamo, come si dice, ne avevamo fatto la base. L'Ebore aveva nel 1981, quando si sono costituiti i dipartimenti, e il nostro era questo dipartimento verticale, esattamente, che aveva costituito questo tema delle società a contatto come tema di base della ricerca, naturalmente annunciato poi in pratica, si è fatto granché. Però questo tema, lui l'ha continuato a portare avanti, almeno diciamo nella teoria, e poi questo saggio approfitta di un'occasione che è quella di un incontro italo-tedesco e il Centro Studi Magnarvecia, tra l'altro, la facoltà napoletana, con dei praticamente interferenze e contatti romano-germanici, che è stato pubblicato negli annali della facoltà di lettere e filosofia, anche questo oramai è un reperto storico, dell'82-83. Io non avevo capito che doveva essere questo, ma in realtà è la prosecuzione con questa parte introduttiva, diciamo, con una parte iniziale per questi contatti tra i romano-germanici e che riguardano, come si dice, questi studiosi che erano venuti a Napoli in cui si faceva il convegno. In realtà c'è tutta la parte che lui aggiunge a questo e la rivivifica ad una distanza non piccola dal quando è stato pronunciato, dei temi del 12° congresso internazionale che si era tenuto a Vienna nel 1965. Congresso sull'acculturation, perdonate, io francese napoletano, che, come si dice, aveva poi dato la stura a un'altra serie di convegni, quello di Cortona, dove praticamente credo ci fosse organizzato da Nenci e da Lepore, credo, nel 80, dove hai trovato potente, ma insomma, a una certa distanza. Il saggio qui è dell'81, quindi il saggio degli annali della facoltà dell'82, degli annali di facoltà di filosofia, credo che l'altro congresso non ci fosse ancora stato, ma insomma,
Lui ritorna su quello che era stato il convegno storico, che naturalmente il tema è stato proposto dai Mar, credo, sulla culturazione. E tra l'altro questi congressi internazionali di scienze storiche, almeno gli iniziali, andrebbero riscoperti tutti, per la verità riletti, diciamo, riletti gli atti, anche se sono molto faticosi, insomma, da come si chiama. E naturalmente ritorna sul problema dell'elenizzazione, della romanizzazione, diciamo, eccetera. E è particolarmente importante, perché parte dalla frontier history e poi arriva, diciamo, cosa significa società diverse, intanto, qual è la... Quindi invito molti ad andare a leggere questo saggio, leggendosi casomai con più precisione anche quello che ho scritto degli altri commenti, perché adesso non mi ricordo più, come si dice. Certamente questo di Cortona, che era stato importante in Francia, cioè, in Francia, in città, in... a testimoniare, e poi qua mi taccio veramente se no mi picchiate, a testimoniare non solo dell'importanza dei convegni, ma anche del rapporto con Momigliano. Io credo che uno dei convegni più interessanti, di cui qui c'è il testo, è il convegno di Roma di scienze storiche, quello del 1955, in cui Lepore era ancora giovane, credo che ancora non fosse neanche assistente a Napoli, perché la nomina gli è arrivata in ritardo, ci fu tutto un problema quindi poco dopo lui aveva scritto il libro su Princeps, e il Princeps l'ha scritto a 30 anni, cioè è un libro che forse non era, come si dice, era troppo avanzato per l'epoca, ma ancora oggi forse andrebbe, diciamo, ripreso, come abbiamo poi fatto, abbiamo fatto alcuni, tra cui una bella relazione di Salvatore Marino al convegno di Lepore. Cercare di riprenderlo come spinta verso in questo convegno Momigliano tiene la introduzione. Io credo che lui l'avesse forse conosciuto anche prima, perché, come ricordava bene Canfora, Momigliano doveva essere, se nella volontà di Croce, dopo che era morto Modero, in maniera il successore di Modero, sì, in maniera improvvisa, e Momigliano, forse per motivi personali, aveva rifiutato, non abbiamo mai, insomma, non è chiaro, ecco questo va. E allora poi fu proposto, diciamo, ma veramente rifiutarono anche un altro paio di storici, ma insomma non era... L'Italia di quell'epoca non era esattamente la stessa di oggi. E finché Federico Chabot, che è stato molto importante e Chabot era il presidente di quel convegno internazionale di studi storici del 55. Questo mi ha convinto che quello è stato un determinante anche per una serie di motivi, per cui nelle varie, nella riflessione che lui fa, che è lunghissima, è anche molto difficile, diciamo, perché appunto molto particolare, molto, molto analitica, veramente importante nella sua formazione. E lì Pareti gioca un ruolo quasi da mazzatore. Ci sono continuamente interventi di Pareti, che Lepore, diciamo, che poi Pareti stava finendo, diciamo, era l'epoca in cui stava scrivendo la storia di Roma di Pareti, insomma. La storia di cui abbiamo poi una serie di recensioni. Ma certo, diciamo, è una storia che va fatta, e lì c'è anche tutto il problema. Comincia molto il problema di cui parlavamo all'inizio, cioè quello metodologico. Credo che ci sia molto materiale. Il libro è venuto molto bene. Io non ho resistito a dare un'interpretazione dello schema, ho cercato di impedirmelo, ma non ci sono riuscita, perché mi sembrava una cosa un po' troppo, volevo dirmi, non ho sbagliato a leggere lì una scrittura, una serie di numeri, perché lei poi li cambia, quindi c'è il blu, c'è il rosso, ci sono gli interventi, e però appunto questa può naturalmente essere... Pecci dice, ha ragione, dico, io lo ringrazio, ma vorrei sentire le voci critiche, per la verità, sull'esistenza di questo schema.
perché appunto è difficile. Ma il libro in sé, questa raccolta di cose che non c'erano, Gramsci si sarebbe perso, io non ne avevo notizie. Per ritrovarlo, tra l'altro, è accennato specificamente in Città Nuova, mi dice. Città Nuova mi ha fatto pensare piuttosto a delle cose improbabili, come ai cioccolorini, perché quello è la Città Nuova, anche le titoli delle... Ma riprendeva la vecchia testata, no? Ma la Città Nuova era, non era Città Nuova, quella è proprio la rivista di Focolare. Sono diventata leggermente matta, poi alla fine mi sono convinta, l'abbiamo trovato. Non è Gramsci. È un bel libro, non lo dico per me perché non mi interessa assolutamente. Guardate, l'ho fatto, come lui dice, per Mommsen, con un senso più del dovere, di un debito che io dovevo pagargli, avendo trovato inopinatamente questo. E naturalmente il dovere si deve pagare in qualche maniera. Ma... tra l'altro quel saggio su Mommsen, questo, giuro che mi fermo, è una delle cose scritte meglio da Debole, con uno stile. Io mi sono domandata chi glielo avesse in qualche maniera rivisto come prosa, perché è del 61, pubblicato anche questo in una collana che uno non avrebbe, i protagonisti, una collana di premi. I premi Nobel, una collana divulgativa. Sì. Sostanzialmente sì. Non una, e io l'ho visto citato poche volte. L'unico, diciamo, che mi viene in mente in questo momento è di Liberto, che lo cita tra le traduzioni di, per le traduzioni nel volume, no? E cita questa introduzione di Lepore, che chiaramente apprezza della difficoltà, diciamo, di questa traduzione, che è poetica, veramente poetica. Non immaginavo che sapesse scrivere così. Se fosse ancora vivo, glielo chiederei, ma l'ha scritta tutta lei o è stata in qualche maniera un po'... perché veramente c'è qualche cosa di poetico, ma veramente... E poi Tessitore ci si è messo da sopra anche lui e ha inventato. Però guardate che è molto bello, finisco solo con questo. No, è molto bello. È durato, facendo riferimento, diciamo, al rapporto con Zitto, no? Poi veramente non faccio più. Finisco con questo, che è una conclusione in sé. La ricostruzione degli avvenimenti, il rapporto con Rank, insomma, in qualche modo, è una delle cose che appunto apprezza Lepore, è proprio questo, la partecipazione alla vita pubblica, se in qualche maniera avrebbe unito due persone, diciamo, le diverse. E mi scrive: il cerchio si è chiuso dall'antiquaria alla storia, dalla storia alla filologia e alla storia, dal diritto sempre alla vita, che è nell'antiquaria, nella storia, nella filologia, per farsi in una ragione critica penetrante nell'intima necessaria genesi. Lepore riassume in questa frase, mi dice, l'essenza e il senso della tensione del Mommsen tra la realtà e la verità, del suo tonos spirituale e umano. E io commento questo con una delle intuizioni geniali, delle sue intuizioni geniali, in un articolo pubblicato sul Mattino. Tessitore attribuisce questa frase, che Lepore usa per il profilo di Mommsen, allo stesso Lepore. Una sorta di affermazione autobiografica, perché, scrive Tessitore, esprime con eleganza e trattenuta passione l'intenzionalità forte del lavoro storiografico quale Lepore intendeva e praticava. Ho giurato. Grazie, Tina. Grazie per trasformato gli appunti manoscritti in un bel volume. Grazie a Luciano Canfora. Grazie a Marina Silvestrini e a Elisabetta Todisco. Grazie a tutti voi che avete partecipato. L'Università di Bari. Sì, sì. È stata tecnicamente ricordata. Grazie, e per i dottorandi alle 15 si riprende con la prosecuzione del seminario. Oggi parliamo di Novecento. No, ma io sono, mi conosco, non sono confidabile.
Presidente, il sembrano della interpretazione.